Tutti ricomposti dopo il pranzo, dopo. Allora, i superstiti siamo noi. Cominciamo. Allora, gli appunti la presa. Viviana? Sì. Viviana. La vostra associazione era? No, abbiamo fatto l'analisi SWOT su Psiche di Manfredonia, la sua associazione. Punti di forza, iniziamo con Sì, dopo li discutiamo, cioè, elenchiamo. comincia a elencarli. Ok, punti di forza, recupero e riqualificazione degli utenti, volontari che vanno avanti anche con molte difficoltà, Quindi volontari molto motivati. molto motivati, corsi tenuti da professionisti del settore, quindi c'è molta professionalità, giusto? La varietà e la differenziazione dell'offerta, diciamo, formativa dei laboratori, che vanno dai laboratori teatrali, musicoterapia, yoga, sartoria, ortoterapia, giardinaggio. Sì, un altro è che è un'associazione aperta anche ad altri tipi di utenza, non soltanto un'associazione Il chiusa. I laboratorio di laboratori, yoga è aperto alcuni anche al laboratori. pubblico. Quindi ci sono delle attività che sono specifiche per Gli utenti principalmente, i ed è aperta al pubblico il laboratorio di yoga, diciamo, Ho ecco, che è capito. aperto anche al pubblico, se vuole Ma usufruire o meno. sono insieme? Sì, sono varie stanze No, adibite partecipano in gruppi misti, a. cioè. Sì, gruppi anche misti, sì, Per cui utenti utenti, esterni, esterni, quindi è interni. anche un momento Sì, aggregazione, di incontro. sì, di socializzazione, sì. Mi rileggi la prima? Per piacere. Recupero e riqualificazione degli utenti. Si Quindi questo sostanzialmente tratta è la. di Sì, un'associazione recupero, con persone inclusione. diversamente abili, Quindi un quindi. punto di forza è la vostra mission, la vostra Sì, attività. diciamo, il nostro obiettivo è indirizzarli a un lavoro e un'autonomia personale, insomma, poi alla fine. Se fa Tanto si parlare si sente. sente. Ok. Questi erano i punti di Sono forza. i 5 punti di forza. Erano 5 perché Passiamo. ve ne ho dati 5 o ne avevate di Sì. più? No. No, Sì, perché se ne erano cinque. di 5 siamo a Ma 7. avreste potuto proseguire? No. Ok, va bene. No. Debolezze. Allora, mancanza di un ruolo preciso di leadership, dipendenza dalla ASL, volontari poco riconosciuti e poco gratificati, scarsi contributi economici e rimborsi e poca voglia di crescere. Quindi direi che potendo riassumere è un po' chiusa come associazione. Sì. Blindati. Più che altro decisamente chiusa, beh, te ne Blindati. cerchi però, eh. Allora, perché ci interessa il fatto che c'è una forte dipendenza dall'ASL per i volontari? Cioè, adesso noi stavamo facendo un'analisi nell'ottica di fare un'attività di people raising, per cui se i punti di forza sono un buon appeal per i volontari, i punti di debolezza dovrebbero essere una sorta di elemento detrattore, per cui non vado lì perché. In che modo influisce la. L'altra leadership, La, dici? no, la leadership lo immagino, non c'è una figura di riferimento che conduce, probabilmente si rischia di non avere una buona capacità di gestione dei volontari. Ma perché a un volontario potrebbe non piacere il fatto che c'è una forte dipendenza dall'ASL? No, no, non è quello. Questo è un punto di debolezza generale dell'associazione, non Sì, collegato. perché praticamente sono
siamo, come dire, legati, vincolati, saturi e condizionati dal medico di turno, che comunque è sempre un luogo coegestito tra ASL, distaccamento ASL, cioè il D1, e associazioni utenti che dovrebbero coegestire la cosa, e comunque non molto condizionati dalla presenza, sì, cioè, dell'aspetto medico. Esatto, quindi esatto. In teoria anche l'associazione che fa parte dei genitori degli utenti ha sempre il freno a mano messo, perché mio figlio deve essere curato da lui, ho bisogno di lui, per cui faccio quello che dico lui. Quindi c'è poca collaborazione quindi tra l'associazione e il personale sanitario? Sì, il personale sanitario, medici, con il consiglio di amministrazione dell'associazione e l'associazione stessa, insomma. Ah. È conflittuale. Ma quindi i volontari potrebbero non sentirsi liberi. Va avanti dal 2007, da quello che ho saputo io, per cui è una cosa che si porta dietro. Mai. Certo, infatti la storia, non può, esatto, che peggiorare. Non può che peggiorare. Infatti la storia fino al 2009 ogni anno cambiava un presidente o più di un presidente, anche se l'incarico era di 3 anni. Ora, grazie a questa splendida donna meravigliosa del presidente, è durato 3 anni, è riuscita a stabilizzare una serie di laboratori e di laboratori che funzionano grazie a questa persona che, insomma, come dire, è impostato, e comunque non, diciamo, per il quieto vivere accetta, insomma, le direttive. È attualmente la presidente? Sì. Ma ha detto e ha deciso che a settembre vorrà lasciare, già fa più. Finisce il mandato, non vuole sapere più niente, se ne vuole liberare. Intendito. Mi avevi detto un'altra cosa, una debolezza riguardo ai volontari, che, visto che è l'argomento che ti interessa. Sì, lui diceva volontari poco riconosciuti e poco gratificati. Quindi quelli che ci sono non... Sì, ma non... gestore che praticamente non vuole cogestire, ma vuole gestire. Dubbi? Cioè, intervenite anche voi se vi vengono dubbi, se vi vengono riflessioni. C'è questo ente che cogestisce insieme all'ASL una serie di attività e diciamo, il rischio è che l'ASL percepisce l'associazione come un sostegno per l'attività senza fare un lavoro coordinato e condiviso. Diciamo, giusto? Oh, sì, perfetto. Molto zuccherato, va bene così. Va bene. Andiamo avanti con le opportunità. Opportunità. Possibilità di espansione, intesa nel senso di dare opportunità di lavoro ai ragazzi. Quindi che sono all'interno delle associazioni, agli utenti. Sì. Sono utenti o pazienti si chiamano? Utenti. Utenti. Ricerca di fondi con i vari progetti. Trasformazione dell'associazione in una cooperativa sociale, quindi non più dipendente dall'ASL. Credere e avere fiducia nell'attività di fundraising e people raising, e sganciarsi dall'ASL ed avere più potere decisionale come associazione. Allora, queste sono opportunità reali che hanno, oppure sono dei desiderata? Perché mi suonano un po' più come desiderata così. Cioè, sì, c'è qualcosa che ti fa pensare tra... Considerando per esempio l'apporto dei volontari in queste attività, cioè se arrivassero dei volontari
nuovi potrebbero essere più realizzabili? No. Sono un po' dei desideri? No, non potrebbero essere realizzati, sono sì dei desideri, dei progetti che erano stati portati avanti già l'anno scorso, erano in fase di ultimazione entro estate, settembre, poi ovviamente la decisione prima di fare e poi non fare più niente. Come poi su tutto. E perché le abbiamo messe fra le opportunità? Le opportunità perché sarebbe l'obiettivo finale per questi utenti. Allora, le opportunità in realtà sì, sono un po' quelle cose che cominciano a prendere forma alle quali dai un impulso perché si realizzino. Forse qualcuna di queste c'è. Forse sicuramente la ricerca di fondi con i progetti. Sì, ricerca di fondi con i progetti. Perché in teoria le opportunità sono tutte, cioè tutto il mondo è pieno di opportunità, è chiaro che devi fare una selezione tra quelle che ritieni più raggiungibili, altrimenti appunto resta la lista dei desideri. Anche quelle più raggiungibili, se fatte eccetera eccetera, devono sempre comunque passare dal supervisore, capo, accersium eccetera eccetera, che il 99 delle volte non approva mai, per cui mi conviene che resti una situazione del genere, stagnante, così, va bene così, si va avanti così. Allora l'opportunità sarebbe se ci fosse un cambiamento di leadership lì, quella sarebbe una... Sì, sarebbe una crescita esponenziale, bestiale, e si vedrebbero i frutti subito. Immediatamente, anche perché è frenata da questa leadership, non so per quali motivi, ma sicuramente saranno i suoi personali, per cui si vuole che resti tutto così, insomma, ecco. Che nulla deve cambiare, deve restare così, insomma. Diciamo che tra... I punti di debolezza abbiamo questo in primis. Non c'è possibilità di evoluzione completa, vera. E rispetto a una campagna di people raising, che opportunità vedi? Vedete, anche tu, perché tu sei esterna, devi avere anche un occhio. È un'ottima opportunità, sarebbe una cosa meravigliosa, ma se durante la programmazione, la gestione, la pianificazione ci sono elementi al vertice che screditano o comunque schiacciano l'idea, la cosa, e screditano tutto. Sì, scollati un po', abbiamo capito che... Però prova a vedere che opportunità ci sarebbero immaginando di fare una campagna di people raising. Una svolta, una vera e propria svolta, una rivoluzione. Entrerebbe un po' di aria fresca e si rinnoverebbero anche un po' le menti e il modo di pensare. Portando dei nuovi volontari. Certo, sì. Poi immagineremo il profilo di questi volontari. Devono essere armati fino ai denti. Fortemente motivati, sì. Infatti resistono solo quelli fortemente motivati e per un dono di sé vero e proprio agli altri, cioè proprio dare proprio se stessi agli altri proprio gratuitamente, senza nulla pretendere in cambio, proprio per passione, vera e propria passione verso le varie disabilità, ecco, psicofisiche. Basta girarne una, guarda. Ok. Allora, qui siamo praticamente... Siamo quasi una decina.
Per quanti utenti? Per quanti utenti? Una ventina, 22. C'è una buona proporzione? Vorresti arrivare a 1 a 1? Perché soltanto con altri 10 volontari si arriva. Oppure questi sono troppo, diciamo... dispersivi già, no? No, chiedevo se sono troppo sfruttati, è brutto da dire, ma insomma se sono troppo impegnati. Beh, sì, alcuni sono impegnati quotidianamente, non dico a tempo pieno, ma... Però lo fanno? Quasi, lo fanno. Altri invece è una prestazione saltuaria di 1 ora, 2 ore a settimana, per cui la cosa non viene neanche sentita da questi elementi più di tanto, ecco, per cui invece gli altri che insomma si prodigano continuamente per l'amore della situazione, degli utenti, eccetera. Ma vabbè, adesso finiamo, poi ti faccio un'altra domanda. I rischi? Rischi: non riuscire a sostenersi, chiusura verso nuovi progetti, fine di un servizio, essere sempre dipendenti, la perdita degli utenti e il ritorno di questi alla devianza. Allora, che collegamento vediamo sempre con... cioè, questi sono anche questi mi sembrano rischi un po' generici, cioè, perché... Sì. Perché c'è un rischio di chiudere le utenze? Cioè, c'è adesso, come domani, come fra 10 anni, come sì, se sì, si arrivano i volontari o no? Sì, sì. Cioè, questa, prova invece allora a immaginare, io non ho usato intervenire perché la vostra discussione era bella accesa, non c'era neanche spazio per infilare un pensiero, però effettivamente l'ottica di un'attività di people raising è proprio... marginale se non assente, cioè i rischi, appunto, no, la richiesta non era di analizzare l'associazione per come sta adesso, ma per come sta nell'ottica di far entrare forze nuove volontarie, per cui possiamo farlo adesso magari. Non è molto, sì, è predisposta, ma non è molto predisposta. L'apertura dell'ingresso nuovi volontari. Esatto. Sì, infatti. Allora faccio un'altra domanda. Come mai sei qui? Sono qui perché... Cioè, tu continui voglio... a pensare sì, che invece i volontari siano utili. Esatto. Io sono qui come volontario proprio perché per rendermi utile, per dare un apporto di sostentamento sia alla soluzione, agli utenti, eccetera, eccetera, creare qualcosa, fare qualcosa di concreto veramente per loro, acquisire i soldi per esempio per un piccolo semmai appezzamento per fare la pet therapy o l'orto therapy o una qualsiasi cosa, oppure la raccolta vuole prendere un pulmanino per andargli a raccogliere la mattina ed accompagnarli, o una serie di lotterie per... Quindi immagini dei volontari non operativi con gli utenti, ma che facciano attività di raccolta fondi? No, non ho capito... Allora, io ti ho detto, perché sei qui? Perché tu hai detto, vorrei volontari per fare queste cose. O forse, non ho capito, tu sei qui per tutto il corso sul fundraising, nello specifico il modulo sul fundraising non ti interessa perché tanto volontari non li potete inserire. No, io sono qui proprio per tutti i moduli del fundraising, per prendere conoscenza, avvicinare le persone a questo tipo di ottica e sensibilizzare per la crescita... Ma delle... tu pensi che dei nuovi volontari possano essere utili a questi progetti che hai in mente, e se sì, come? Possono essere utili per la promozione e la raccolta fondi, sì. Sì, questo sì, tantissimo, credo.
credo. Quindi fare comunicazione. Comunicazione, pubbliche relazioni, restare sempre in contatto, avere sempre la comunicazione, tenerli sempre a corrente, dire sempre la verità, brutta o bella che sia, ma la verità comunque va detta, e fare partecipi alle altre delle cose che vanno bene o non vanno bene, e cercare insieme questo di trovare possono farlo una anche i dipendenti, non c'è bisogno dei volontari. Sì. No, nel senso che capisco che questo può essere per voi un momento in cui un pochino prendete le vostre associazioni e le smontate, le guardate, le rimontate. Mi va bene, mi fa piacere, però è utile sicuramente per voi, anche perché per poi arrivare a fare un passaggio, che è quello ulteriore dell'andare a fare attività di people raising, bisogna essere molto sicuri di come è rimontata la nostra associazione o se è tutta smontata. Però scusa se ti riporto sempre sull'argomento, perché in questo momento stiamo affrontando proprio questo, cioè in che modo una campagna di people raising può essere utile in questo momento specifico alla tua associazione, e mi hai risposto per l'attività di raccolta fondi. Diversamente non è utile per le attività, perché mi sembra che il rapporto 1-2 sia più che soddisfacente, nonostante. Quindi è utile solo per la raccolta, non è per aumentare o per incrementare un'attività che c'è già, ma per aprirne di nuove, che è quella della raccolta fondi. Scusate un momento, ciao, non abbiamo ancora, io sono Susanna e abbiamo fatto prima un piccolo lavoro di gruppo, abbiamo preso un'associazione, ci siamo divisi in due gruppi e abbiamo preso due associazioni, ognuna di un gruppo, e ne abbiamo fatto questa analisi che si chiama analisi SWOT, che analizza i punti di forza, debolezza, le opportunità e i rischi, brava. Un po' alla luce di un'eventuale campagna di people raising. E adesso stiamo riportando i risultati, giusto perché sei arrivata e forse ti siamo sembrati un po' ammattiti, invece no, stavamo facendo... Immaginavo ci fosse un lavoro alla base. Mi sembra essere arrivata tardi, ma... Meglio tardi che mai, si dice. Riflessioni, pensieri, suggerimenti, idee? Si accettano suggerimenti. Immaginando appunto un volontario tipo, che cosa vi viene in mente? Un volontario tipo, creare una piccola task force di people raising, insomma, ecco, creare. Ma non ti servono i tipo altri? Ah sì, sì, no, ma allora l'attività che volete fare è quella di raccolta fondi. Se tu vuoi fare un'attività di people raising vuol dire che vuoi andare a cercare altri volontari. Sì, funzionale. Funzionale. Ah, ok, ho capito. No, io parlavo dell'impiego dei nuovi volontari, sarebbe per l'attività di raccolta fondi. Viviana, che hai partecipato dall'esterno interno? Nel suo caso o nel... No, nel suo, caso. Sì, perché abbiamo un po' preso in esame questo, cioè, suggerimenti, sinceramente io la vedo un po' complicata come situazione, detto francamente, la vedo abbastanza dura. Cioè? Nel senso che la questione leadership credo sia troppo preponderante adesso. Io credo che i volontari siano sempre utili per le attività, perché comunque possono portare nuove idee, novità, e magari chissà, qualcuno cambia idea, non lo so, può essere. Se questo tappo rappresentato dall'ASA venisse saltato completamente con una donazione, uno arriva a Berlusconi e vi regala 1 milione di euro, voi potreste farle queste attività senza chiedere permesso a nessuno? Perché questo è importante. Per gli specialisti, sì. Questo mi capiamo, sì. No, volevo intervenire dicendo che... dicendo che secondo me, sempre faccio un po' riferimento a quello che dicevo sempre stamattina, che
che è semplicemente guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, nel senso che questo lavoro, a mio avviso, la prima coscienza, cioè il primo livello che abbiamo raggiunto, è che comunque abbiamo definito che c'è, qual è il problema, è quello, e quindi già questo è un primo step. Ora, io, a mio avviso, visto che comunque i volontari che tu vuoi andare a ricercare sono, diciamo, sono dei satelliti all'associazione, ma non sono implicati nell'attività stessa, a mio avviso, sempre tenendo al corrente l'associazione e tutto il resto, puoi comunque cominciare a fare un lavoro, diciamo, magari persona per one to one, e andare a coinvolgere, a crearti una squadra, e con questa squadra ipotizzare un lavoro, lavoro che poi in qualche modo da condividere, così, perché nel momento in cui comunque delle attività ci sono, perché è inutile, diciamo, cominciamo a fare raccolta per quello che c'è già, nel momento in cui delle attività ci sono e tu poni degli strumenti per renderli sostenibili, penso che questo, voglio dire, non debba avere molta difficoltà ad essere accettato. Per cui guardiamo, come dire, il bicchiere mezzo pieno, dicendo, poi correggimi Susanna se no, io ascolto, e diciamo, e cominciamo a fare un lavoro e dire chi possono, quali possono essere le persone che in qualche modo ruotano attorno all'associazione e mi possono dare una mano sulla raccolta fondi. Poi quello, diciamo, poi gli utenti all'interno dell'associazione, i volontari, diciamo, tra virgolette operai, faranno, continueranno a fare il loro lavoro. Sì, sì, sì. Okay. Un'ultima domanda. Se il problema in realtà dei volontari con gli utenti non c'è, e i servizi li erogate comunque, ridimmi, che forse me lo sono perso, dov'è la difficoltà, cioè per che cosa vorreste raccogliere, per aumentare le attività, per fare la raccolta fondi, quindi comprare l'orto, comprare il pulmino, comprare queste cose qui? Sì, anche sì, mi era sfuggito un attimo, ma adesso mi è tornato in mente. Fa fronte alle spese vive reali che comunque sopporta il volontario nel venire da una città all'altra. Quindi anche per un rimborso spese? Di un minimo di rimborso spese. Ma ve l'hanno mai chiesto? Come, scusa? Ve l'hanno mai chiesto i volontari? Sì? Sì. Ah no, beh, sapete, sì, ci sono, certo, volontari che non solo, certo, non lo chiedono, ma non lo, certo, vogliono neanche. Perché c'è chi ha l'abbonamento, ovviamente viene dalla città di fuori, ha l'abbonamento, chi viene da Foggia, chi viene da Mattinata, insomma, fanno, ovviamente acquistano l'abbonamento e poi, insomma, almeno dico vengo qua, sì, ma almeno, insomma, l'abbonamento, delle spese che almeno vengono, insomma, almeno quelle. Beh, su questo concetto di almeno magari sì, lavoreremo, perché insomma se c'è un dono, per carità, poi uno può anche avere bisogno di essere rimborsato, però in realtà non è una pretesa, potrebbe essere un'aspettativa quella, no, del volontario. No, non è una pretesa, assolutamente, ma siccome l'hanno proposto, l'hanno detto molte più volte, io lo sto dicendo, non è il caso mio, perché io abito a Maverone, cioè anche se la bimba di Perì, sono lì, non è un mio problema, ma ci sono esigenze di professionisti che vengono a fare il loro lavoro lì, e che comunque spendono anche soldi per venire, certo, a fare il volontariato lì. Sì, in certi casi fa tutto parte del volontariato. Sì, comunque sì, è personale la scelta, non siamo, sì, certo, no, qua a sindacare su questo. Qual è, io ho detto che c'era gente, sì, sì, che sì, sì, ovviamente, insomma. Va bene. Domande? Questioni? Sei pronta ad ora? Grazie. Prego. Allora. Allora, l'altro gruppo si è occupato, ha fatto l'analisi SWOT di un'associazione che fa? È nata
No, che fa? Che fa? Fa cooperazione allo sviluppo. Sì, vabbè, per voi due, per te che non c'eri, abbiamo avuto, faccio una piccola introduzione se non vi dispiace. E ci siamo un po' incagliati su qualche difficoltà, perché l'associazione che abbiamo analizzato, che la sua in realtà si fa cooperazione allo sviluppo, però poi è molto ambiziosa e è molto attiva, per cui si è attivata anche in altri canali. Allora abbiamo avuto un attimo di problemi, di difficoltà sull'identificarne appunto l'identità, la mission. E poi anche su, a un certo punto avevamo deciso di abbandonare perché non si riusciva a capire su quale delle parti dell'associazione portare l'attenzione, e poi in realtà ne abbiamo scelta uno che era al contrario di quella che avevamo scelto all'inizio, per cui è stato molto... Detto così sembra chissà quale caos, in realtà noi siccome da 10 anni a questa parte facciamo questo la voglia di fare anche qualcosa del territorio, perché c'è un'esigenza innanzitutto, c'è un bisogno, e quindi volevamo dare il nostro... Allora, non c'era nessun tipo di giudizio, è semplicemente una peculiarità della vostra associazione, cioè voi nascete per un'esigenza, sì. Vedete altre necessità sul territorio e vi sentite chiamati ad operare, sì. Questo... dal punto di vista di un volontario che eventualmente vuole cominciare ad operare in un'associazione non solo per essere utile, ma magari perché ha una mission interna o dei valori che vede, diciamo, realizzati in un'associazione, può creare un pochino di confusione. Questo è un po' il cappello introduttivo. E poi adesso lascio la parola a loro. Allora. Come punti di forza avevamo individuato la storia, quindi questi 10 anni di attività, la rete di relazioni che si sono costituite in tutti questi anni, che è una rete molto vasta, e la buona credibilità, quindi anche con una buona attività di rendicontazione di tutte le entrate, il modo in cui vengono investite. Poi non so se avevamo segnato qualche altra cosa, perché... un po' travagliato perché ognuno ha segnato un punto. Sì, abbiamo discusso. Era molto, non era animata, però era, si ripartiva un po' sempre. Prima del pranzo andavi. Sì, eravamo già affamati. No, no, eravamo molto dentro al lavoro, però. L'altra cosa era tutti volontari, ma impegnati. Che condividono molto. Non era Quadretti, è l'altro. Qua direi di no. È quello di bianco? È il mio, scusate. No, no, ma tanto... Sì, avevamo segnato anche che, vabbè, come obiettivo, il punto di forza è quello dello sviluppo della persona. Non so perché l'ho messo qui, da che cosa era uscito fuori, veramente non mi ricordo. Perché a un certo punto si era detto che si faceva un po' fatica a capire quale fosse la mission di questa associazione. Tu c'eri la volta scorsa? Sì. Quella idea di che cosa diciamo quando parliamo di mission. Allora, a un certo punto era emerso questo fatto, ma qual è la vera mission dell'organizzazione? Perché fa attività molto differenti. E tu avevi detto è appunto la dignità dell'individuo, eccetera, che è un po' generico e non può essere considerato un punto di forza, nel senso che la maggior parte potrebbe essere applicato anche a altri. Però ecco, no, questo per darvi un po' la misura di come una cosa che sembra una sciocchezza, cioè sono quattro settori, è difficilissimo, perché quando è un po', perché abbiamo fatto questo lavoro,
Perché fino adesso abbiamo parlato un po' in teoria di quali sono le difficoltà, i problemi, le possibilità, eccetera. Però quando si va nel concreto, poi, le cose vengono fuori, nel senso che finché si sta nel generico, è facile dire si fa così, ma si può fare anche colà, può andare bene questo, ma va bene anche quell'altro. Allora questo serviva un po' per concludere il discorso e dire va bene, adesso ci mettiamo qui e abbiamo deciso che i volontari li vogliamo, bene, abbiamo visto che nonostante siano una cosa difficile da gestire, che chissà dove li troviamo, che chissà se li riusciamo a mantenere, eccetera, eccetera, decidiamo di farlo. A questo punto cosa abbiamo fatto? Guardato la nostra associazione dal punto di vista di una possibile entrata di nuovi volontari. Quando si va a mettere proprio le mani, effettivamente non è proprio come quando la si racconta. Per questo scrivere è utile, perché mette in fila le cose e se non sai che cosa dire non va in fila niente e se dici cose contrastanti non sai in che quadrato infilarle. Quindi ci tenevo, a me non è simpatica la matrice SWOT, devo dirlo di tutto cuore, mi dà un po' sui nervi, però è utilissima. Quindi abbiamo visto che per esempio nel caso è difficile individuare quali sono le opportunità, perché spesso diventano solo desideri, i rischi sono generici, cioè è anche questo un allenamento, imparare a compilarla in modo corretto, però non ci serve tanto imparare a compilarla, quanto imparare a vedere che utilità può avere nel nostro caso. Per esempio nel suo, secondo me, si è fatta decisamente chiarezza, almeno su alcuni punti, usando questo strumento. Scusate, era giusto per dare un significato. Allora, infatti tra i punti di debolezza avevamo segnato questo della mission, che era complessa o comunque non espressa in modo proprio chiaro. Un altro punto di debolezza era il proporre attività senza un immediato riscontro e ancora l'avere a disposizione poche risorse umane. E poi avevamo individuato anche come punto di debolezza un organigramma che è molto debole o quasi inesistente, una pianificazione, un'organizzazione interna. La monotematicità dell'attività proposta al volontario rispetto alla raccolta fondi, per cui per sostenere il volontario può venire solo a fare la raccolta fondi per sostenere a livello di progetto a livello internazionale. Sì, questo rispetto alla distanza, al punto 2, no? La poca possibilità di vedere i risultati. Effettivamente per tutte le associazioni che operano in ambito internazionale è difficile vedere i risultati, a meno che non ci sia un'attività di comunicazione molto intensa, si tende un po' a perdere la percezione dell'utilità del nostro intervento, sia che siamo donatori di denaro o di tempo. Per cui appunto il fare attività in paesi lontani dall'Italia può diventare una debolezza, perché si fa fatica a dar la misura di quello che stiamo facendo. Questo per un volontario può essere un deterrente, nel senso che è chiaro che è molto più facile per un volontario lavorare con un disabile, con una persona in situazione di disagio, piuttosto che fare un'attività di raccolta fondi per un nipote. Manca la percezione del feedback, esatto. Riassunto in un secondo. La comunicazione deve essere intensiva. La comunicazione deve essere assolutamente intensificata. Altro problema è le poche risorse, in realtà loro sono proprio pochi, quindi quando si decide se siamo pronti o no a fare una cosa, questa è la prima cosa da vedere, perché il problema, poi lo vedremo, è che se non siamo in grado di gestire quello che stiamo già, mi sembra che si faccia fatica a gestire l'esistente. Nel momento in cui ci si apre va gestito qualcosa oltre l'esistente e possibilmente anche sconosciuto, perché di solito puoi ipotizzare che cosa succede, ma puoi saperlo davvero, lo scopri solo quando arriva. Quindi sicuramente è una debolezza. E anche l'organigramma, perché in effetti è lei che fa... Poi c'è lei, poi c'è, mi sembra che ci sia lei, poi c'è Dora e poi... Da sole certe cose non si possono fare.
No, adesso questo era... il contributo che io do all'associazione è diverso da quello che... Certo, questa era un po' una battuta, però effettivamente sei un po' il fulcro. Anche perché delegano molto volentieri comunque. Sai, se... per questo corso, per esempio, ho invitato con insistenza, ho invitato tutti, persone che vicine all'associazione e soci, sono qui. Li hai viziati? Io? Eh sì, tanto ci sono io, tanto ci sono io che vado, tanto poi vi racconto. Allora, dopo la prima lezione con Guia, nella quale vi avrà fatto una capa tanto dicendovi è tutta l'organizzazione che si deve muovere a fare fundraising, avreste dovuto alzare il telefono e dire guardate, però, in streaming, lo dice la docente, dice che tutti si devono muovere, quindi venite anche voi, è inutile che mi mandiate me. Mi fate solo perdere del tempo se mi mandate da sola. Non è vero, però insomma, quella è una cosa da tenere molto presente, perché bisogna muoversi tutti, non si può delegare a qualcuno, vai, impara e poi fai. Cioè, quando si dice il fundraiser non è un bancomat, non è che se uno... Sì, è la prima percezione, non avete avuto questa... Ti mandano a fare il corso sul fundraising... E poi hanno pensato di aver comprato un bancomat, cioè aver ritirato il bancomat dalla... Poi loro fanno i progetti, così li inventano, e poi tu sei l'operativo che li deve mettere... Altra cosa che sicuramente Guia, sulla quale avrà insistito, è non è un'attività operativa, è un'attività strategica il fundraising, e anche il people raising non è un'attività operativa. Non si tratta di andare in giro a far banchetti, a cercare la gente, tirarla per la manica, di gli viene a aiutarci. Si tratta di immaginare. Sì, no. Ah, ecco, diciamo, ma forse mi sembrava impossibilista. No, si tratta di impostare tutto un lavoro, una programmazione di un lavoro che poi appunto vedremo, cioè, è composto di diverse parti che devono essere collegate, che devono continuare a fluire una dentro l'altra, eccetera. Quindi dimenticatevi l'operatività pura in tutto il contesto del fundraising, perché c'è solo in alcune situazioni, che sono quelle divertenti, per esempio, non so, del fare l'evento piuttosto che del fare come il banco alimentare, di stoccare le provviste, però poi per il resto è molta strategia. Scusa, mi interrompo sempre perché sono tutti spunti e ne approfitto. Strategia in generale, pianificazione, avete fatto la pianificazione, cioè quella non è relazionale, parti dalla tua mission, che cosa è l'obiettivo che vuoi ottenere, cioè che cosa nasci e quali sono gli obiettivi che devi raggiungere per poter realizzare quello che ti sei dato come obiettivo finale, la tua mission, e quanto ti serve per realizzarli qui. Dopo entrano in gioco le relazioni, ma questo è principalmente un immaginare il tuo lavoro coerentemente con la tua buona causa, con la tua mission. Dopo sì, entrano in gioco le relazioni, entrano in gioco i contatti e tutto quanto, però c'è anche una parte, diciamo, più tecnica. Avete fatto vero la tabella dei range? Sì. Dei range. Sì, lì è proprio... Devi sapere di avere delle relazioni con quelli lì, quello sì, però la strategia non è sulle relazioni, prima di tutto è sulla gestione complessiva, che poi implica tante parti di relazioni. Quando raccogliamo? La tabella è quella che definisce quando raccogliamo dei grandi. Sì. È quella che ti spiega da subito e ti mette sereno che se ti servono 10.000 euro non devi trovare 10 donatori da 1.000 euro, perché esiste la piramide di Pareto. Ma guarda che precisina! Per cui ti serve appunto la legge di Pareto, per cui l'80% dei tuoi sostenitori ti dà soltanto il 20% del fabbisogno e viceversa il 20% ti dà l'80%, per cui devi applicare queste proporzioni al tuo fabbisogno.
non potete negarlo perché l'ho visto scritto lì per voi. E poi perché anche lei ha preso appunti. Per cui, ecco, tutte queste cose sono la parte strategica di immaginare come procedere, come mettere in atto le tue attività. Eravamo dove? Allora, abbiamo analizzato le debolezze, poi invece come opportunità, Fabio ci parlava di una nuova risorsa, di una nuova persona che collabora con voi, che potrebbe essere un'opportunità per ripartire. Quindi, insomma, perché può proporre, perché insomma può concretizzare delle idee, li può aiutare in questo. Poi un'altra opportunità era, l'avevamo individuata nel fare ordine, ho scritto così, fare ordine all'interno del gruppo, diciamo che insomma, nella divisione dei compiti, nel affidare diciamo, delle deleghe a più persone, anche per insomma, sgravarti un po' tu del... Per me è importante trovare volontari che in un certo senso sostituiscano o affianchino quelli già che ci sono e che sono quelli storici, perché mentre all'inizio è stata, almeno per quello che ci ha un po' travolto la cosa, noi abbiamo iniziato con un grande entusiasmo per Pilagia, abbiamo fatto delle cose che a raccontarle sembrano incredibili, non vi voglio parlare di numeri, perché sono numeri importanti comunque. Poi però quando hai la possibilità di pianificare, gestire, eccetera, ti devi impegnare di più, paradossalmente, ti devi impegnare di più. Perché la vera attività non è quella di parlare alla lingua al familiare, perché lì c'è stato un passaparola, una collaborazione spontanea e un sborso da parte delle persone anche importante, per cui abbiamo potuto realizzare delle cose. Poi dopo però, appunto, ecco, cosa c'è oggi di importante, di primaria importanza? C'è proprio il bisogno di una segretaria, perché per fare quello, per seguire il piano, la tabella, c'è bisogno di qualcuno che si metta in segreteria e che faccia solo quello, c'è bisogno di un dipendente da questo punto, perché non si tratta più di volontario, c'è bisogno di qualcuno che lavori pianificando, monitorando, ho bisogno di qualcuno che mi affianchi con le persone, perché i donatori li devo chiamare uno per uno e non ce la faccio. Cioè... Allora, quello per un po' dovrai continuare a farlo tu, cioè la relazione ce l'ha con te, non gli puoi mandare il primo volontario che non li conosce, loro non conoscono lui. Però cioè... di organizzazione, però anche di pianificazione delle attività in questo potrebbe essere supportata. Sì, sì. E i volontari nostri sono persone che lavorano, sono parte di una famiglia, non è possibile chiedere tutto questo tempo a me, non è pensabile. Però torniamo un po' al gatto che si morde la coda, cioè se tu non hai qualcuno che sia in grado di accoglierli e in qualche modo formarli e avviarli all'attività, rischiano di fare soltanto... Certo, però da un certo punto bisogna che si fermi e che si parta da qualche... Perché per quanto riguarda le attività, tipo l'organizzare i banchetti vari, per quello c'è una... Ormai siamo organizzati, ormai siamo proprio scientifici, strutturati. No? L'organizzare le feste, lo spettacolo teatrale, cioè per queste cose va benissimo, funziona perfettamente. Dove siamo carenti? Proprio nell'attività difficile, chiamiamola così. Cioè, a loro piace divertirsi e vogliono qualcuno che gli faccia il lavoro sporco e lo chiede a un volontario. Allora, non è possibile, niente è impossibile, o molte poche cose, meno di quanto immaginiamo. Però, certo, è una cosa che va valutata, nel senso che sicuramente per voi non è immaginabile una campagna di raccolta di people raising su grande scala, cioè voi dovrete andare porta a porta, individuare, fare un'individuazione di un profilo molto specifico e trovare il cosiddetto colpo di fortuna, nel senso che l'amministratore che va in pensione,
il ragioniere, il, che ne so, il responsabile delle risorse umane, qualcuno che decide che diventate praticamente il suo nuovo lavoro a titolo volontario. Non è detto che non esista, eh? Semplicemente dovete sapere bene chi è, altrimenti rischiate di perdere un sacco di tempo. Cioè, facendo valutazioni di volontari generici potreste rischiare di passare dei mesi cercando quello giusto. È meglio che lo profiliate in modo molto 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 preciso prima di partire. E forse non ve ne servono neanche tanti. Cioè, ve ne servono due che vi mandano avanti la baracca. Anche se poi andrà gestita bene questa cosa. Perché è chiaro che, cioè, se la gratificazione di un volontario è quella di lavorare e mandare avanti appunto la vostra associazione mettendo a disposizione il suo know-how, va bene, ma se ha voglia di partecipare un po' di più, bisogna trovare la modalità. Quello veramente è proprio uno studio preliminare che va fatto. Eppure, scusami, sono veramente anche tra i volontari che già lavorano, qualcuno che, cioè, creando un'organizzazione dei ruoli, no? Cioè, definire magari che Luna faccia questo, che Maria questo, cioè, e quindi incaricare qualcuno dei volontari già esistenti di un compito in maniera continua, che può essere anche l'attività di segreteria piuttosto che, cioè, definire dei ruoli in modo tale che ognuno sa che sembra che questi siano già anche tra quelli già esistenti, senza però no, sono stati esclusi questi. Sì, anche perché forse per un'attività di segreteria non proprio l'esperienza diretta, l'attività di segreteria è un'attività continuativa, quindi veramente la disponibilità deve essere ampia, mentre l'organizzazione dell'evento singolo può essere più divertente, però impegna una parte di tempo, o comunque la persona cerca di ritagliarlo, mentre l'attività di segreteria può seguire i donatori o chiamare, cioè, può avere delle relazioni con le volontari. Non trova nessuno, proprio non è una bella cosa. No, anche soltanto per sapere che c'è, che qualcuno dall'altra parte risponde, che quell'ente esiste. Avete questa opportunità? Cos'era? Rileggi le opportunità che vediamo se Dora se le fissa bene in mente. Tra le opportunità, innanzitutto, tanta fiducia a questa nuova risorsa che mi può aiutare. Che ancora ne è arrivata e già è sommersa da aspettative. E poi fare un po' ordine all'interno, quindi con tra di voi le vari compiti. E poi c'era una terza opportunità, che era quella di rimotivare le risorse, cioè partendo da chi già si impegna. Ecco, questo sì, questo è già piano piano stavo cominciando a pensare, adesso è venuto proprio fuori, bene, sì, bisogna di motivare assolutamente. Eh sì, perché immaginando di, comunque, anche se non è di molto, anche se non farà subito grandi attività, l'aprirsi in qualche modo cambia la configurazione interna, per cui anche se è una persona sola, immaginiamo che arrivi questa persona che tu speri e che immagini già. Sono due. Due, ne vogliamo già due. No. Immaginiamo che arrivino queste due persone a salvarti. Anche se sono poche su tutto il gruppo, in realtà creano nuovi equilibri. Ogni volta, già, siccome tutto è impermanente nelle associazioni, anche se non cambia niente, cambiano le cose, perché comunque gli equilibri si spostano e si rinnovano quotidianamente quasi. Ma con l'apporto di nuove persone ancora di più. Per cui proprio bisogna approfittare dei cambiamenti per rinnovare le energie che ci sono all'interno e farle ripartire con maggior vigore. I rischi. Allora, invece i rischi, tra i rischi avevamo individuato, ma non ce lo auguriamo, un'implosione della, insomma, di tutta l'associazione.
sempre in virtù del fatto che c'era poca, così, un'organizzazione un po' vaga, e quindi anche sul ripartire dalle risorse volontarie che già esistono, il rischio poteva essere quello di che vengano fuori poi dei punti di vista differenti anche rispetto alla mission dell'associazione. Quindi, insomma, questi avevamo individuato come, insomma, qualcosa per evitare che si crei questo. Avevamo pensato a questi. L'implosione poi? E questa cosa della riorganizzazione di queste delle risorse già esistenti che poteva portare poi a, insomma, a tante visioni differenti. Quindi cercare di unirle tutte invece in canale. Avevamo visto altro? Ti hai segnato altro tu? No. Riflessioni, consigli? È il vostro momento, perché poi sennò io ricomincio a parlare, quindi andiamo avanti un pochino. Quindi è il vostro momento. Ora o mai più. Secondo me è opportuno che un'associazione abbia tipo un ufficio compresi che lo realizzi all'interno? Assolutamente sì. Cioè, ormai è impensabile che un'associazione sopravviva senza avere un minimo di ufficio sviluppo, che non vuol dire 10 persone, vuol dire anche, a seconda della misura, una persona, magari anche un po' part-time, se proprio vogliamo iniziare così. Poi l'appetito viene mangiando, se poi si va, sicuramente, no, ormai sì. Si chiama ufficio sviluppo perché in realtà ha una visione ampia su tutta l'associazione, perché avrete capito che l'ufficio fundraising non è scollegato praticamamente da niente, perché è legato alla comunicazione, perché quando si vuole fare una comunicazione bisogna che sia almeno fundraising oriented, altrimenti a cosa serve? Cioè, non serve per raccogliere fondi, a parte le comunicazioni istituzionali, ma anche le comunicazioni istituzionali devono avere contenuti che in qualche modo siano condivisibili da dei potenziali donatori di tempo o denaro, e quindi un minimo di occhio l'ufficio fundraising ce lo deve mettere. Rispetto all'amministrazione deve avere un'idea di quali sono le prospettive per sapere qual è il fabbisogno, per cui assolutamente deve essere collegato. Rispetto ai servizi altrettanto, perché una delle difficoltà per chi fa appunto attività all'estero è che il fundraiser è lontano dai beneficiari, per cui quando devi raccontare una storia, che è quello che aiuta normalmente a far entrare in relazione il donatore con il beneficiario, un po' te la inventi, un po' te la racconta chi è là, però non è come viversela sulla propria pelle. Ma guardi, questo nessuno dubitava. No, lo dico, adesso non sto facendo il caso tuo assolutamente, parlo magari delle grandi organizzazioni. Ma ancora meglio, cioè io conosco tante grandi organizzazioni che hanno proprio uffici sul posto, quindi ancora di più. Certo, però questo, diciamo, possiamo dire che è un pochino più complicato averlo là piuttosto che averlo per esempio all'interno dell'associazione? E comunque l'ufficio fundraising deve essere in contatto in qualche modo con i beneficiari, altrimenti non sa di che cosa sta parlando. Quindi è una specie di prezzemolo infestante l'ufficio fundraising, oltre ad esserci deve essere un po' presente dappertutto, senza parlare poi, avendo dei volontari, delle risorse umane. Se il fundraising si occupa anche di people raising, si occupa anche di valorizzare le risorse umane e diciamo distribuirle a seconda dei bisogni, delle necessità, di dove mancano e dove servono. Quindi non solo c'è, no, non solo ci deve essere, ma deve essere anche molto presente. E deve essere. Quando, all'interno dell'associazione, la dirigenza, l'istituzione, non considera né strategico né per importanza il fundraising. Come si fa a convincerli che la base per quando una persona dice no, noi non abbiamo bisogno di soldi, abbiamo bisogno di volontari, o viceversa,
senza rendersi conto che le due cose sono strettamente collegate. Non necessariamente, sì, può essere che ci siano, cioè in realtà i bisogni. Come si fa a spiegare a una persona? Gli si dà l'indirizzo di Fabio e li si manda qua. E gli si dice, guarda, segui un po' il corso che organizza Fabio e dopo... Puoi andare da matti, non... se gli dici vai dallo psichiatra, dico io non sono matto. Esatto. Allora, si fa un'azione di forza e si... cioè, un ammutinamento e si... destituiscono i leader, oppure si aspetta, adesso è un po' brutta da dire, soprattutto avanti benissimo al minimo, ma che potrebbero fare 100 volte di più. Ma se nessuno sente questa necessità di fare di più, la misura è questa, cioè se non arriva una richiesta o da parte dei beneficiari o loro non individuano una richiesta maggiore, perché magari la richiesta non arriva, ma basta vederla ed è lì. E se la misura è quella, le forze sono quelle, comunque quello che si prefiggono di fare riescono a farlo durante il corso di un anno, perché dovrebbero cambiare? La questione è che difficilmente le cose rimangono come sono. Spesso peggiorano, soprattutto se parliamo come in questi contesti. Se non si va avanti, prima o poi si va indietro. Sì, assolutamente. Chi non lo capisce questo? Rimane indietro. Rimane. Accettare l'inevitabile degli altri, chiaro. Vedere che prima o poi quella cosa sparirà. Persone motivatissime che spendono la loro vita, però dal punto di vista organizzativo completamente fuori rotta. Il ragazzo di 30 anni e l'adulto di 70, associazioni completamente diverse, quindi varietà non ne ho in mente una, ne ho varie in mente, che però sono accomunate da questa totale disorganizzazione dello sviluppo. Allora, diciamo che un... Non vedere le enormi potenzialità, anzi la necessità. Allora, diciamo che in una condizione dove c'è un sostegno, per non parlare di assistenzialismo, per cui comunque tutto senza contributi, senza niente, e allora è si spreme senza, cioè massimo sforzo e minimo risultato, e risultati con massimo sforzo. Allora si torna al discorso che si faceva prima, questa è una sorta di filantropia nella quale si utilizza un'associazione, cioè queste sono persone che vogliono fare questa attività, utilizzano l'associazione come strumento, ma potrebbero fare allo stesso modo, con la stessa efficacia. C'è gente che l'ha fatto senza associazione, poi è stato forzato negli anni a creare una qualche struttura, una qualche richiesta. Probabilmente non gli interessava, probabilmente loro volevano solo fare della filantropia, beneficenza, sì, chiamala come vuoi. Con i discorsi si capisce che sarebbe bello avere una persona che scopre i poveri. Ma non abbastanza, non gli interessa abbastanza. Oppure continuano ad avere risorse, cioè, sai, come convincerle? Come aprire gli occhi? Come aprire gli occhi e fargli vedere che ci sono altre possibilità. È chiaro che se loro sono almeno disponibili a immaginare che ci siano altre possibilità, ci sono. Se non gli interessa nemmeno vedere che queste possibilità ci sono, si aspetta il cadavere del nemico che passa lungo il fiume. Cioè a un certo punto... Mio cugino con la moglie, in due da soli, in 3 anni, hanno raggiunto 300 persone circa di 5 per 1000. Un'associazione con 50 volontari che opera da 7-8 anni, spremendosi come limoni sul campo, sulla strada, mi ha detto chiaramente che si sono fatte associazioni dopo 6 anni, che operavano già da soli senza un'organizzazione strutturata, e non fanno il 5 per 1000 perché tanto sotto una certa soglia non vale la pena. Due persone, 300 sono target 1000, diversi. 50 volontari che potrebbero raggiungere 3000 persone dicono che non vale la pena sotto una certa soglia. Potrebbero arrivare a 50 milioni all'anno, 50 mila euro all'anno tranquillamente, facendo anche di più. Però c'è questo atteggiamento, no, da tanto.
Ma cosa si può fare su un atteggiamento così? Cioè, io se riuscissi, allora, se avessi la, diciamo, la bacchetta magica o avessi il modo per convincere la gente che dice ma, no, cioè, probabilmente farei lo stesso questo lavoro, però, perché mi piace, però, capisci, sarebbe, manipolerei le menti, insomma, a un certo punto, se uno non interessa, funziona così, quello che vuole fare lo fa, non gli manca niente, cosa, chi glielo fa fare andare a cambiare? Si vorrebbe avere 100.000 euro all'anno. Scusa, ma non troppo, altrimenti cambierebbero. Cioè, non capisco, perché ci si deve preoccupare di questo? Perché ci sono 50 potenzialità enormi che già fanno tanto. Ma sai quanta potenzialità ci sono al mondo? Ma guarda soltanto tutti, io vedo i miei figli che sono due ragazzi deliziosi, però che sfruttino al massimo le loro potenzialità, non lo posso dire, ma è normale così, mi preoccuperei del contrario, a 17-16 anni non lo fanno, perché il loro compito da adolescenti è quello di, non si può dire durante lo streaming, cioè di prendersela comoda, se vogliamo usare un... Uno dice non uso internet, uno dice non faccio l'ordinaggio, uno dice non chiedo soldi, alla fine faccio da solo. Va bene, i miei figli vanno a scuola e prendono che il 6 politico, cioè... Il 6 politico? Va bene. Però ci vorrebbe 10. Ma sì, però... Io sono sicura... Noi siamo qui perché siamo preoccupati e vogliamo comunque cercare di migliorare. Tu sei già oltre, capito? Tu vuoi aiutare, sei un... non lo so, vai a... Allora, qual è il tuo compito uscendo di qui? Vai da questi. Io ho detto, visto che non lo fanno loro, lo faccio da solo, ecco, io. E allora vai e finito questo corso, a seconda di quale sarà la tua percezione, vai e dici no ragazzi, adesso ve lo spiego io. Io sono andata in un posto dove mi hanno detto che si fa così, così, così. Ma io sono già fatto, la risposta è stata no, e allora ho deciso di farlo da solo. Cioè, e allora faccio l'appoggio esterno. Allora, a Bologna sai come si dice, dagliela su, nel senso rinuncia. E se verrà il momento, tu l'impulso gliel'hai dato. Se arriveranno, bene, sarai pronto ad accoglierli. Se non è il loro momento... Cambio organizzazione. Zucca e melone, la sua sta giù, cioè la zucca e il melone maturano quando maturano, non è che... Torniamo ai suggerimenti, da noi è quello che mi interessa. Io la cosa che posso suggerire è questa, che magari sui 15.000 euro di raccolta fondi sono pochi, però magari immaginare che una parte di quelli, cioè avere... tra virgolette la forza di non mandarli in Angola e investirli su una persona qui, con la prospettiva che poi quei 5.000 euro investiti qua diventano 10.000 euro che ritornano in Angola. Io non posso, no, assolutamente. Ma attenzione che le due cose almeno a mio avviso non sono staccate, perché tu non è che prendi la persona qui. Tu prendi la persona qui per sviluppare meglio quello che devi fare lì, capito? Per cui la persona qui è funzionale allo sviluppo dell'attività in Angola, non sono due cose staccate, e questo secondo me è il punto fondamentale. Questa è la prima. L'altra cosa è che, visto che ci sono dei bandi e delle opportunità in atto, sulle risorse umane prevedi budget per consulente, part time, che ti faccia questo tipo di lavoro, che ti aiuti a mettere in ordine un po', è questo, per cui metterla come priorità. No, io sono già microfonata e non sto facendo la valletta. No, rispetto a questa cosa che ti suggerisce Fabio, che è assolutamente interessantissima e importantissima, capisco la tua obiezione, però bisogna un po' staccarsi da quest'idea che tutto quello che noi doniamo vada direttamente al progetto. Ecco, per cui, d'altro canto, se voi non esisteste come associazione, non andrebbe neanche un euro di quelli che io voglio dare fin là in fondo. Per cui, se tutti i tuoi donatori sono in questa quest'ottica, nessuno vieta di fare una comunicazione, magari un incontro nel quale si dice... servono risorse perché ci rendiamo conto che dobbiamo sviluppare ulteriormente alcuni settori, alcune attività in Angola.
Per farlo le risorse che abbiamo non bastano, ci vogliono delle risorse dedicate, specifiche, formate e tecniche su questo fronte. Abbiamo pensato di investire in questa risorsa. Senti un po' com'è il posto, ma sicuramente, cioè, se appunto la prospettiva è quella di migliorare la qualità delle vostre prestazioni, è difficile che ti dicano di no. Chiaro che ti chiederanno delle garanzie, tu sarai in grado di dargliele, anche perché se davvero facendo un, diciamo, un tipo di attività di raccolta fondi, non voglio dire improvvisata perché non mi permetterei mai, ma magari non così strutturata, riuscite a raggiungere un buon risultato, se gli deste una buona forma probabilmente il risultato migliorerebbe un bel po'. Anche lì non ti far prendere, dobbiamo cercare i donatori perché dobbiamo organizzarci per trovare i donatori perché così ci organizziamo, se no sei di nuovo in un gorgo, cioè decidi un punto dove dici da qui in poi e vai. Va bene, altre obiezioni, proposte, idee? Ce la fate? Vi è venuto l'abbiocco, no? Un po', facciamo un giretto per... Mettiamo a posto le sedie senza far rumore. Pausa sigaretta? No, noi abbiamo appena mangiato, ancora un pochino, dai. Ecco. No, no, sono io, l'avevo detto che mi sarei impigliata. Allora, Filomena, ti faccio un riassunto di quello che abbiamo fatto fino adesso, veloce. No, è una battuta, è che dovevo arrivare alla slide. Se vuoi rinunciare alla pausa sigaretta, te lo dico velocissimo. Dopo un buffo. Sì, grazie. No, adesso magari appena fate qualche domanda ne approfitto. Grazie. Poi sono anche quelle caramelle che sono un po' un dispetto, per cui quando inizi, cioè, devi investire un certo tempo per sapere che... Come un dolcetto turco che ha portato a casa mio marito, che sono deliziosi, ma... sono impegnativissimi ed è quasi veramente uno scherzo da carnevale. Sono delle gelatine ripiene di pistacchio, di mandorle. Uno le mette in bocca con serenità e poi è impegnato per un buon quarto d'ora a cercare di gestire questa situazione. Ed è il momento in cui fare domande sulla vita. Io lo facevo. Ma sì, ti volevo chiedere un po'. Va bene, allora... Fate le opportune, questo ve la leggo così vi resta più in mente, fate le opportune valutazioni, considerazioni, riflessioni, si decide di dar vita a un programma di people raising. Pensiamoci una volta di più, questo è un suggerimento, nel senso che abbiamo deciso perché quando si comincia poi è un flusso che va e quindi bisogna insomma essere pronti e sapere dove si arriva. Per cui tre passaggi, chiarire bene quali sono le nostre motivazioni, perché cosa ci servono. Perché in certi casi abbiamo visto che forse non servono così tanto, in altri abbiamo visto che non sappiamo bene a che cosa ci servono. Quindi questo è proprio fondamentale. Scriverle
e poi approvarle e farle approvare. Questo è un altro passaggio che adesso noi non abbiamo fatto perché ovviamente eravamo fuori dalle nostre associazioni, ma nel momento in cui decidiamo di farlo, lo facciamo vedere, lo facciamo votare e poi è la nostra base di partenza. Non è che poi quando arrivano i volontari il direttivo dice ah ma no, ma adesso figurati se io ho tempo di usare queste risorse per fare questa cosa. L'abbiamo deciso insieme, si va avanti insieme. Questo è veramente importantissimo, perché non è un incarico, fare people raising non è un incarico come andare a fare la gita domenicale, anche se ha a che fare con le persone, anche se ci piace avere relazioni, anche se siamo bravi a valorizzare... Come? Dico, metti la faccia, oltre che mettere la faccia, crei delle aperture, fai entrare in un, diciamo, in una struttura che ha già tutto un suo equilibrio, come si diceva prima, qualcosa che questo equilibrio lo sposta, per cui ci deve essere come contropartita un miglioramento della qualità delle nostre attività, una maggiore possibilità di fare queste attività. Non deve essere soltanto un elemento di disturbo, perché appunto non si tratta di gestire i volontari, ma di valorizzare le persone. Quindi partiamo dal fatto che qualcuno debba gestire la situazione, ma non le persone. Gestisca, cioè le valorizzi, li faccia fare quello che è il meglio per loro sostanzialmente e che diventa automaticamente il meglio per noi se abbiamo fatto per bene l'incrocio di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè se abbiamo veramente individuato il profilo della persona che ci serve per la necessità che abbiamo. Ok, mi raccomando, farle approvare. Quello, perché è facile poi sulle, adesso per carità sembra di voler dubitare dei vostri direttivi, non lo voglio fare, però siccome la maggior parte delle associazioni è più impegnata nell'essere operativo, cioè nel fare quello per cui nasce e meno nel gestire, allora fermarsi un attimo e dire va bene, abbiamo discusso in questa sede, in quest'altra, abbiamo deciso che si procede, ce lo mettiamo per iscritto e si va. E a questo punto, ta-da, ecco chi arriva. Arriva il ciclo del people raising. Questo lo ripeteremo perché, insomma, è quello che analizzeremo tra oggi e domani. Allora, perché lo chiamiamo ciclo, tanto per cominciare? Perché è un circolo virtuoso, che se funziona si autoalimenta. Cioè, se quando arrivano i volontari sono contenti, ne chiamano altri. Quindi, praticamente, se ci va bene, non finisce mai. Lo sguardo di Dora un po' spaventato. Cioè, se vogliamo dire basta, diciamo basta. Ti vedevi già lì col braccio di gesso, fermi tutti. Deve essere flessibile, per cui cambiare a seconda delle esigenze, di che cosa ci serve, di chi arriva, senza però snaturare la mission, che sarà, come vedete, uno dei primi passaggi. Cioè, la buona causa, i due primi passaggi sono per quale motivo sto cercando i volontari e stabilire le necessità significano in che modo i volontari possono aiutare la realizzazione della mia mission. Filomena, te le do poi. Sì, figurati, sono... Sì, no, lo so che le riceverò, però penso che sì. Il ciclo completo sia molto spiace. No, ma figurati, era per non far perdere energie inutili nel prendere appunti o... Deve essere perennemente in movimento, quindi bisogna che sia sempre un fluire, in grado di gestire le singole fasi del processo, perché non è che si fa la campagna, i volontari arrivano tutti in un momento e poi in un secondo momento si fa la selezione. È chiaro che teoricamente sì, tendenzialmente sì, ma per le organizzazioni magari che ne hanno bisogno di più, cioè ci può essere una continuità
in questo movimento. Interessa tutta l'organizzazione, cioè non è che il personale retribuito, siccome non si occupa dei volontari, se ne disinteressa, e se i volontari telefonano dice non ne so niente, gli mette giù, cosa che adesso sembra una battuta, ma insomma non è che capiti frequentemente, però succede che insomma si crei proprio questa un po' questa conflittualità, per cui per mia esperienza è capitato che magari si fa una gran fatica a raccogliere volontari, quando questi finalmente arrivano e si propongono e dicono sì, siamo qui, c'è qualcuno che gli dice no, non serve, no, oppure li demotiva facendo fare cose inadatte o fastidiose o insomma demotivanti in qualche modo. Perché? Perché non si è lavorato bene all'interno dell'organizzazione, non si è lavorato bene nel preparare l'organizzazione a questo impatto con questa nuova ventata di entusiasmo, perché l'entusiasmo è bello, però se poi tu sei lì con le tue scartoffie e devi finire le cose entro la giornata, perché poi devi portarle, devi portare la proposta di qui, il progetto di là, devi andare a vedere come sei messa in banca con i pagamenti, eccetera, e ti arriva il volontario giocondo, non è che sempre fa piacere. Cioè, quando si parla di persone, le dinamiche che si innescano sono di tutti i tipi e dobbiamo prenderle in considerazione tutte. Per cui, per carità, adesso sto banalizzando, però effettivamente l'entusiasmo travolge se sei disposto a farti travolgere. Se stai facendo altro, tendenzialmente cerchi di scostarti. E deve essere condiviso a tutti i livelli, questo l'abbiamo già detto, cioè non è soltanto il vertice, ma anche il custode. Che se i volontari vengono perché vogliono fare la riunione, non li chiuda fuori, perché a quell'ora si chiude. Se i volontari vengono e possono venire solo a quell'ora e fanno la riunione solo a quell'ora e si protrae un po' la riunione, perché oltre che aver deciso che cosa vogliono fare per il prossimo evento, sono così felici che festeggiano la decisione e si fermano mezz'ora in più, il presidente deve dare il permesso e il custode non deve chiuderli né dentro né fuori. Ok? Quindi immaginiamo che è una cosa che coinvolge tutti quanti. Allora, facendo una sintesi di quello che è il ciclo, è un'analisi dei bisogni, la programmazione e la preparazione all'interno, la ricerca e la selezione e poi la gestione. Ho scritto gestione, però devo mettergli le virgolette perché sappiamo che è valorizzazione delle risorse umane. Per cui da dove partiamo? Dai nostri bisogni. Qui cominciano le domande. Quindi a questo punto anche voi, cioè più che rispondere a me, fatevele a voi. Fatevele a voi forse non è proprio italiano. Non si può cancellare. No, fatevi queste domande. Perché è da lì che dovete partire. Cioè, inutile partire cercando i volontari e scoprire poi che non ci servono. Ok? Per esempio, perché li sto cercando? Perché ho bisogno di sviluppare l'organizzazione o perché quelli che ci sono non partecipano più? Per cui hanno bisogno di qualcuno che dia una nuova ventata di aria fresca? Siete già scannerizzando le vostre associazioni? No? Sai che non ti ho chiesto qual è la tua associazione, scusa. No, io non ho associazioni, sono una libera professionista, mi occupo di consulenza in risorse umane. Dai! E formazione, non che progettazione, però formazione. Ho capito. E sei un'aspirante volontaria? Può essere. Ragazzi? Può essere. È qui. No, loro sanno che ad esempio l'altra volta abbiamo parlato con Iguia del fatto che faccio parte del comitato genitori della scuola dove vanno i miei figli. E quindi questo posto è stata anche l'occasione di prendere spunti e per la raccolta fondi che stiamo preparando per creare un parco giochi all'interno della scuola, no? Quindi io ho iniziato il corso, ho dato subito l'adesione nel momento in cui mi è arrivata la notizia, perché mi interessava acquisire delle competenze, delle conoscenze anche
subito, però mi rendo conto che sebbene sembrasse un mondo distante, non lo è, partito con l'esempio della scuola, oggi invece ad esempio ascoltando loro mi è venuto in mente di quanto anche il concetto del discorso seguire le risorse umane, valorizzarle, comunque è anche molto vicino a quello che io faccio. Ah, certo. C'è qua qualcuno che ti vorrebbe come volontaria subito. Prima non vedevo questi aspetti. Non vedevi le relazioni. Assolutamente, sì. Guarda, il profit e il non profit sono molto più intercollegati di quanto non immaginiamo. No, ma adesso mi rendo conto proprio in queste giornate qui che vedo che le esigenze sono le stesse, gli obiettivi sono differenti, ma le problematiche, sì. Le criticità sono differenti. Guarda caso, stiamo parlando di persone, sì. In tutti i casi. Cioè adesso appunto si parlava dei settori demografici che ci aiutano a suddividere, a individuare la gente, ma poi all'interno di questi, anche se c'è qualcosa che ci accomuna, siamo tutti persone. Nello specifico siamo italiani, detta come va detta, perché come anima di popolo noi siamo assolutamente individualisti, cioè gli svizzeri lo sono molto meno, i francesi anche, insomma sono tutti un pochino più coesi, noi italiani, se in due andiamo a sentire l'espressione di un'idea, usciamo con tre idee, uno è quella che l'ha espressa e due quelli che l'hanno ascoltata, che ne hanno già fatto, diciamo, propria l'idea con le giuste modifiche personali. Cioè questa è un po' la nostra natura, per cui quando si ha a che fare con le persone l'impegno sta tutto lì, nel valorizzare questa varietà immensa e praticamente infinita di possibilità, mantenendo però un po' la barra al centro. Eccoci. Allora, perché li sto cercando, lo sviluppo dell'organizzazione, per esempio, come cambierebbero i servizi? Cosa potrei fare in più se avessi degli altri volontari? In questo senso, lo sviluppo dell'organizzazione, cioè... cercare già di vedere appunto la differenza immaginandoli presenti nell'organizzazione oppure come siamo adesso. Qual è il ruolo che hai in mente per loro? Su questo io farei un minuto di silenzio, riflessione e concentrazione, perché è importante. Perché vuol dire essere molto collegati al nostro bisogno. Quindi, se io so qual è il mio bisogno, è molto più facile che immagini in che modo il volontario può aiutarmi a soddisfarlo e quindi qual è il ruolo che ho in mente per lui. Questi sembrano passaggi, cioè, che vanno un po' veloci perché è una slide, però vanno veramente un po' digeriti, nel senso che adesso ci fermiamo il giusto perché... che si possa stare a sviscerarli uno per uno, però provate veramente per ognuna di queste domande a darvi le risposte. Se avessi dei volontari a disposizione, che cosa farei fare loro? Anche questa. Raccolta fondi. Quello che serve, a parte che tu non hai un'associazione specifica o immaginane una. Quando ti faccio gli interventi ho una panoramica, perché ogni sempre gli incastri sono sempre lì. Ok, allora cosa gli faresti fare? Relazioni, dialogatori. I poveri dialogatori, adesso spezziamo una lancia a favore di questi dialogatori che vengono visti come delle persone moleste, non lo sono, cioè fanno, magari hanno modalità, dipende se sono persone all'interno delle associazioni oppure esterne, se sono all'interno di solito sono più convinti, più motivati e quindi anche più convincenti, altre volte sono, diciamo...
incaricati da enti, da società che li mettono a disposizione, fanno un po' più fatica. Però cioè, l'impulso è buono, è positivo, è fare qualcosa di buono, è che alle volte non è facile. Le nostre mission tendenzialmente non sono facilissime da comunicare, e questo va detto anche per un minimo di senso di autocritica, perché noi ci abbiamo perso, quanto ci avete perso, un paio d'ore in totale nel fare la SWOT per un progetto, cioè per un'attività. Provate a mettervi lì con tutto il vostro gruppo di lavoro, con i vostri con il vostro gruppo dirigente a scrivere la vostra mission. Ce l'avete? Una mission di 4-5 righe, no, 6-7 righe, che risponde alle domande. Ci passate, poi se c'è uno che vi ferma, vi fermate, ma se no ci state delle giornate, a discutere sulle virgole, perché a quel punto anche quelle diventano importanti. Quindi è chiaro che è difficile per un dialogatore andare a comunicare la mission magari di un'organizzazione della quale non fa parte, però allora come li chiamiamo? Comunicatori, per distinguerci, ci piace di più. Va bene. Quindi questo, relazionali. Ok, che tipo di mansioni attribuisco loro? Operative? Amministrative? Creative? Chi è che li fa fare qualcosa di creativo? Nessuno? Io. Ecco. Il mio evento si chiama Latte, Amore e Fantasia. Dai. Ma tu non sei tu? Sì, ma lunedì parto con un punto compressore. No, però poi ci devi tenere informati. E poi cosa fai? Che ordini tu tutti? No. Ma tu ti appoggi? No, ridimela, scusa. Il vero leader? Don't create followers, they create more leaders. Ah, ok. Ma non è male. Non lo so, non la conosco, ma te la do per buona perché non la conosco. Però adesso. Quello è il culo della comunicazione. Vabbè, non so mica tutto io, Cioè, io vi dico quello che so, poi quello che non so, voi non lo sapete, a meno che non mi facciate domande. Sì. Ma tu sei legato a qualche associazione? No, io faccio un po' gestione. È stato parlamentare. Ah, ecco. La Caritas che fa tanto, per fare anche tanto di più, poi l'associazione Contra, quella della Rocca. Mentre un esempio buono di un'associazione che lavora bene da un anno e mezzo, perché si è separata più anni, che comunque ci sono vicino, è l'associazione Quanima, che sono proprio i vestiti. I miei campi di interesse sono casa, cibo e vestiti, cioè la base della città. Mi interessa la città, non l'estero, anche se condivido tutte le collaborazioni internazionali, però il mio scopo era quello di fare qualcosa per la città. E non per posto dipendenti, per cercare, ma per cominciare a casa, scrivere questi. Per i vestiti ho trovato il meglio che c'è a Bari, secondo me, per le altre due ci sono il meglio che potrebbe fare molto di più. Allora lo faccio dall'esterno. Una mission chiarissima lui, Anche perché non è che la debba condividere con tanti. E poi, non potendo occuparmi di tutto, ho deciso, cominciamo dal latte, non perché me lo sono inventato, perché ho avuto delle richieste in questo senso, che erano ricorrenti. Ogni 3 mesi ci manca il latte, ma è possibile che delle realtà così forti abbiano la emergenza costante, che non si riesca in Puglia. Solo Bari. Sì, vabbè, però appunto dico, dove... Da qualche so, ci sono un sacco di industrie, cioè di è latte fresco? No. Vabbè, sì, comunque non in polvere. No, per la frazione dei senza caffè. Ti do un suggerimento, il latte di mandorle è buonissimo, si conserva benissimo. Le persone che lo vanno a comprare, lo portano, poi ti danno i soldi per comprare.
fai una partnership con la regione. Dopo 8 mesi ho detto, io da solo sto spendendo avanti, non sono persone. Dopo averlo chiesto per 8 mesi. E dopo ti accorgerai che devi organizzarti in mente, perché altrimenti non puoi chiedere, non puoi fare richieste, non puoi fare. Ma io ho dirottato cioè, tutto lì. Sì, ma adesso lui va lì, gli fa un discorsetto a questi qua. E diventa il responsabile dell'ufficio sviluppo, di tutte le associazioni. Guarda, cambiare la testa agli altri è praticamente impossibile. Però se cambi tu, chi entra in relazione con te per forza cambia, perché è in relazione con qualcuno di diverso. Quindi, guarda, la prima cosa è cambiare se stessi. Questo non l'ho mica inventato io. Mutuato. Certo, sì, sì. Chiaro. Torniamo come lo metto in relazione col personale dipendente, se c'è. Ecco, direi che la chiave è proprio sia i dipendenti che i volontari lavorano per la mission. Questo è un po' la soluzione di questo. Ok, stabilito tutto questo, cosa valutiamo? Il volontario, cioè stabilito che cosa abbiamo bisogno noi, allora prendiamo in considerazione il profilo del volontario. Cioè stiamo andando seguendo, ok? Perché volontari, qual è la necessità e definiamo il profilo della persona che stiamo cercando. Allora, con quale disponibilità di tempo? Ci serve per tanto tempo, per poco tempo? Anche questo è importante, sembra una banalità, ma avere una persona per un tempo superiore a quello che ci serve, o meglio, perché quello che ci serve sappiamo essere infinito, ma superiore al tempo che possiamo dedicargli per valorizzarne le qualità, è come dover fare le pulizie, avere in casa una festa di bambini, cioè non è che puoi, insomma, a un certo punto devi farli uscire, se no non puoi fare quello che devi. Per cui se voi avete un volontario, vi serve e sapete che potete dedicargli, che ne so, mezza giornata al giorno, mezza giornata alla settimana, 3 giornate alla settimana, e lui viene lì tutti i giorni, alla fine è un impiccio. Quindi stabilire per quanto tempo ne avete bisogno, / potete dedicarvi a lui, è importantissimo. Perché un pensionato, se ci piglia gusto, è lì tutti i giorni e va bene, però prima che ci pigli gusto voi avete dovuto organizzarvi in modo da farlo sentire utile, altrimenti un volontario che viene non può far niente, si stufa e va via, è difficile che ritorni, perché si sgoraggia, perché si avvilisce, perché non si sente utile, e probabilmente lo scopo per cui è venuto era quello di sentirsi utile. Quindi non siete andati incontro alle sue necessità. E in che momenti della giornata? Anche questo è importante. È importante perché sappiamo esserci diverse tipologie di persone. Ci sono quelli che sono liberi tutto il giorno. Come si diceva, le mamme se non lavorano sono libere al mattino quando i bambini non sono ammalati a casa, se no sono a casa. Ma di solito i bambini sono abbastanza sani. E le mamme sono libere il mattino, quindi se ci servono volontari per una certa tipologia di attività o per attività al mattino, possiamo cercarli presso delle mamme che hanno i figli in età scolare e che non lavorano. Però ci sono anche, come si diceva prima, persone che possono dopo l'orario di lavoro. Anche lì può essere un problema o anche una qualità, nel senso che se la maggior parte delle persone che collaborano con voi, come nel caso suo, sono volontari, prima di una certa ora non ci sono. Per cui un volontario che è libero tutto il giorno, in realtà non sapete come impiegarlo, almeno nella parte di affiancamento all'attività. Deve essere libero quando siete liberi voi. Oppure ci sono persone che fanno lavori a turni, che fanno i turni, per cui magari c'è un periodo in cui sono liberi
soltanto la mattina, altri in cui soltanto il pomeriggio, quelli che fanno i lavori stagionali, che magari, non lo so, soprattutto nelle località di mare, sono molto impegnati nei mesi, che ne so, da maggio a novembre, e poi sono relativamente liberi. Insomma, dobbiamo vedere a che cosa serve a noi. Se noi abbiamo attività più, non lo so, mi viene in mente associazioni che si occupano di agricoltura, hanno sicuramente dei periodi più di maggiore attività e altri in cui sono abbastanza fermi. Quindi diciamo, può anche essere che siano utili, che si possano impiegare volontari addirittura che hanno dei tempi stagionali, no? di libertà o di impegno e via dicendo. In che momenti della giornata ancora questo? Cioè, magari ci sono dei momenti, per esempio, immaginando un'associazione che si occupa di disabili, i momenti della giornata più importanti, se si cerca un volontario che faccia accompagnamento, possono essere proprio quelli della mattina, andare a prenderli, a mezzogiorno portarli in mensa, alla sera riportarli a casa, nel pomeriggio portare a casa quelli che rimangono solo la mattina, eccetera. Magari per il resto della giornata quel tipo di volontario non ci serve più. Cioè, idee ce ne tante, adesso provate anche voi a immaginarvi quali sono le vostre necessità. Solo per un'iniziativa o un periodo o per un incarico duratorio, anche lì possono essere dei passaggi. Magari c'è un periodo sotto Natale per cui avete in mente un'iniziativa e avete bisogno di volontari che vi aiutino, che ne so, a distribuire le stelle di Natale nei punti dove verranno vendute e poi il ricavato verrà devoluto alla vostra causa, piuttosto che aiutare a impacchettare. C'era questa iniziativa di volontari che fanno i pacchetti e l'euro in più viene dato all'associazione. Insomma, può essere, e questo può essere però per esempio un passaggio intermedio, può essere anche un test, nel senso che magari voi provate a mettere insieme un gruppo per un'iniziativa, per un evento, per una giornata, e poi se funziona, se lui si appassiona alla vostra causa, se vedete che è una persona sveglia, capace di lavorare in team, che ha voglia di fare, che... Esatto, la volta dopo lo richiamate e può diventare da sporadico a duraturo. E un'attività da effettuare qui o lontano, per cui magari c'è da andare a prendere, cioè fare, da viaggiare molto, cioè da spostarsi, da fare una collaborazione con un altro gruppo in un'altra zona. Anche lì dovete sapere che è probabile che una madre di famiglia non lo faccia, magari è più facile che lo faccia un single, oppure un giovane che si muove tranquillamente, che sta in giro la sera tardi e che non ha problemi a rientrare da solo la notte, eccetera. Insomma, sono tutte valutazioni che dovete fare. Per fare queste valutazioni, lo ripeto per l'ennesima volta, dovete partire da che cosa vi serve. Tenere sempre presente che cosa vi serve, è il vostro faro nella notte, la vostra stella polare. Che cosa mi serve? E in base a quello cerco la persona che soddisfi questo mio bisogno. Avrà a che fare con persone oppure gestire cose, un ruolo creativo, anche questo lo dovete sapere, perché a seconda di che ruolo vogliamo dargli, abbiamo bisogno di una persona piuttosto che un'altra. Comunque, al di là dei ruoli per i quali li cercate, non dimenticate di fargli fare attività responsabilizzanti, cioè che comunque diano un minimo di soddisfazione, che gli sentano, che gli facciano sentire che fa la differenza il suo esserci o non essersi. Esserci, anche se sono incarichi di manovalanza pura, però alla fine gratificare, cioè
che poi gratificarli sembra di dargli un contentino, in realtà non è, cioè voi senza di loro che vi spostano dal magazzino ai camion i prodotti che dovete spostare, avreste il magazzino pieno, i camion vuoti e la gente senza i prodotti. Quindi è semplicemente vedere il risultato di quello che fanno e comunicare che l'avete visto e che vi siete soddisfatti. E comunque sempre dare sempre far percepire la responsabilità che hanno all'interno dell'associazione anche con un lavoro che sembra non così qualificato. Anche questo, maschio o femmina, se abbiamo bisogno di avere a che fare con malati gravi in un reparto femminile, è più probabile che sarebbe utile avere una femmina, così se in un reparto di geriatria maschile i volontari maschi sono più utili. È vero che sono più forti, però può darsi che qualche donna anziana non sia perfettamente a suo agio ad avere a che fare con giovani volontari maschi. Anche questo è... Non esiste più, però se vogliamo, diciamo, forse non esiste più come logica e come logistica. Come sensibilità personale io direi di sì. Cioè, personalmente sono convinta che se penso alle persone anziane che conosco potrebbero essere più a proprio agio relativa, cioè, sicuramente io adesso sono stata in ospedale, perciò ho visto delle cose che veramente non vanno bene. Questi reparti misti dove l'infermiere magari abbastanza giovane, alla signora anziana deve fare di tutto di più e la signora non è contenta, ovviamente. Sì, perché è vero che poi in realtà stanno facendo un lavoro, lo fanno col cuore, lo fanno con amore, però consideriamo che qual è la nostra cultura. Sì, cioè nel momento in cui tu vai contro a quello che è un po' la sensibilità derivante da una cultura, non dico mica che sia legittimo o meno, non entro neanche nel giudizio, però siamo abituati ad avere una certa delicatezza di intervento tra i due sessi, secondo me può essere una cosa che non fa male tenere in considerazione. Poi per carità, se invece hai questo bravissimo infermiere super qualificato, cioè solo lui, te lo fai, può andare bene, però potendo cominciare a scegliere, perché no? Giovane adulto, pensionato, anche lì, con chi deve avere a che fare? Quei bambini, per esempio, i pensionati sono perfetti perché si divertono tanto quanto loro, o forse di più. Quindi, insomma, è anche un mettere in relazione le generazioni. Io ricordo il nonno dei miei figli, che è mancato lo scorso anno, che gli ha sempre raccontato tante di quelle storie. Cioè, era pensionato quando loro sono nati e sono cresciuti con le storie del nonno, vere, inventate, rimescolate un po'. Poi quando cominciano a perdere la memoria è ancora più bello, perché vengono fuori delle cose favolose. Per cui quei bambini, per esempio, i pensionati sono molto indicati, così come per altre attività, non lo so, se vogliamo fare attività nelle quali vogliamo coinvolgere i giovani, è meglio che il nostro volontario sia giovane, perché parla lo stesso linguaggio. Anche lì si parte sempre dal bisogno e dagli interessi. Anche lì cerchiamo di, per esempio, sul grado di istruzione. Mi serve una persona molto colta. È chiaro che se lo devo mandare a fare la guida in un museo, in una mostra, in un sito archeologico, se ha un grado di istruzione maggiore potrebbe essere meglio, ma potrebbe essere anche che è un pensionato che tutta la vita ha fatto il ciabattino, però aveva la passione dell'archeologia, che finalmente quando va in pensione può occuparsi di quello e magari va a tutto il tempo per documentarsi e informarsi e trovare tutto quello che serve su quel sito lì, molto più di una persona laureata in storia dell'arte. Cioè,
teniamo in considerazione tutto, non si scarta niente. Quindi teniamo aperte tutte le possibilità con un po' di idea già presente, ma tenendoci aperte tutte le possibilità. Con particolari esperienze di vita, appunto, ci interessa che ne so, abbia fatto la campagna d'Africa, adesso non se ne trova mica più tanti, però dovrà avere a che fare con, nel senso che ormai hanno un'età che sono oltre che pensionati, però se abbiamo a che fare con, per esempio, con l'est, il corno d'Africa, che era territorio di grande colonizzazione italiana, può esserci utile una persona che ha quell'esperienza di vita lì, che c'è stata, che può comunicare con le persone che sono qui, su un piano di conoscenza, oppure una persona, senza andare adesso a cercare questo esempio, che ha viaggiato molto, per cui ha conosciuto diversi paesi, se viene a darci una mano nell'integrazione di persone emigrate, può darsi che abbia un linguaggio comune e sia in grado di intendersi meglio con queste persone con cui abbiamo a che fare, alle quali diamo assistenza. E soprattutto considerate che ci può essere un'evoluzione. E cioè, per esempio, una persona che si è sempre occupata di amministrazione, che fa brillare gli occhi ad ora, e decide che va in pensione e vuole cominciare a dedicarsi agli altri. C'è una buona possibilità che quando viene ti chieda per piacere di fargli spostare gli scatoloni e non gli fa. È pur vero che è possibile un'evoluzione, perché se questa persona si affeziona all'associazione, comincia a capirne i meccanismi, comincia a condividerne sempre di più la mission, comincia a vedere i reali bisogni, non è escluso che poi rimetta a disposizione quelle competenze che per un periodo aveva detto di non voler utilizzare mai più. Cioè, se cambia la motivazione, è possibile che lui le rispolveri. E questo va tenuto in considerazione. Non è che un volontario che entra per fare un'attività e ci dice quando entra non mi far vedere più neanche un bilancio perché vomito, invece dopo... Scusate... Dopo un po' gli torni la voglia, perché si rende conto che effettivamente gli scatoloni li può spostare magari uno più giovane che non rischia il colpo della strega e che è arrivato nel frattempo, e invece voi avete più bisogno che lui vi dia un'occhiata ai bilanci. Ok, questo va proprio, è un ciclo, per questo è un impegno avere a che fare con le persone, perché cambiano, per fortuna siamo al mondo per quello, pensa uno che nasce e muore uguale, tremendo. Che noia, no, è veramente venuto a far niente. Cioè, quindi appunto teniamolo in considerazione, anzi sollecitiamolo, diamo stimoli sempre nuovi. Poi teniamo in considerazione appunto particolari attitudini che vogliamo che abbia, teniamo in considerazione che spesso il personale dipendente, siccome lo scegliamo per un compito, è formato e preposto a quel compito lì, mentre i volontari possono avere un'attività più trasversale, essere un pochino più versatili, essere un pochino, utilizzati è brutto, però dedicati a mansioni differenti, quindi anche le particolari attitudini, che fuori dall'esperienza lavorativa possono essere diverse. C'è gente che magari è un appassionato di musica, ha sempre fatto ragioniere, e poi quando viene in associazione può dare contributi sia sul piano artistico, che lui non ha mai coltivato, sia su quello tecnico, che è stato il suo lavoro, la sua professione, eccetera eccetera eccetera. Una cosa fondamentale: la tipologia di persona e il profilo del volontario vanno analizzati molto 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 bene, metto qualche altro molto, perché è meglio non avere nessuno che un volontario, tra virgolette, sbagliato, cioè che viene per fare una cosa e che si trova a doverne fare un'altra, o che voi immaginavate di impegnare per un'attività e che non ci pensa nemmeno a farla, però è lì e vuole fare qualcosa. Ma siete da pausa? Con queste facce? Cioè, cosa...
Una pausina? Non lo so, io sono, cioè... Ci dicono pausa. Anche se è sta facendo la cultura della raccontata. No, magari qualcosa la portiamo anche noi, magari i nostri titolari. Per motivarci un po' di più. Senti, dai, cartaceo al computer con semplice Excel, perché per il momento è più che sufficiente, dove ci mettiamo nome, cognome, email, città, poi se ricordo non conoscere tutti o meno. Come? Diceva mansioni e attitudini, però questo non lo certo. Sappiamo perché diciamo, il volontario che viene alla colletta è quello che viene. Magari non sai neanche chi è, chi te l'ha mandato. Cioè, però già che c'è. Però si può predisporre a priori uno studio. Sì. Non proprio, quindi ti ricordo perché. E poi chi magari se sappiamo chi ce l'ha mandato, così possiamo capire anche come ricontattarlo in una maniera un po' più meno fredda. Lasciano anche gli indirizzi? Dipende, c'è lo spazio per scriverli, se lo vogliono lasciare. E poi cosa altro? Qualche altro dato, magari l'età, se riusciamo a saperlo. E quindi abbiamo questa vita. L'ideale sarebbe trovare una persona che si mette lì anche, secondo me, anche un pomeriggio a settimana. Perché lì, a mia visione, è una questione di sistematicità, perché sennò una persona va a scoppiare a fare 5 giorni di lavoro di tranquillo. Io sarei, cioè, sguazzerei come una paperetta, ma io sono per i cosiddetti lavori, come si diceva, a pranzo. No. Ripetitivi. E quindi questo. E quindi secondo te non c'è nessuno che si divertirebbe a fare questa cosa? Ci vorrebbe, secondo me, uno giovane. Uno giovane sì, perché sia, o un dattilografo, perché con il computer uno che batte così non finisce più. Magari due, potrebbe essere anche interessante, uno detto l'altro scrive, lo si scambia il cambio, potrebbe essere anche interessante. Immaginiamo. Scusa, finisci. Sì, non basta. Dico, immaginiamo, proviamo insieme a immaginare quale sarebbe una buona motivazione perché questa persona che abbiamo scelto si entusiasmi a fare questa iniziativa, questa attività. Dai, fai questo perché così? Io gli farei semplicemente vedere dove va a finire il prodotto che mi ha raccolto, visto che con un video così, così, guarda, se tu fai finire questo lavoro, dare più genere alimentare come prima cosa. Allora, come prima cosa, questo è quello che facciamo noi. Esatto. Primo. Secondo. Non ho più la caramella, però non ho intenzione di parlare io. Collegare, far capire il nesso tra quello che fanno loro e quello... Sono già due, eh? Ti sei già fatto loro i due volontari o scusa chi? No, avevo detto che sono due. Sì, abbiamo detto che sono... Far capire che il nesso c'è reale tra l'inserimento dei dati seduto alla scrivania e poi il fatto che qui arrivano dei, diciamo, che noi riusciamo a fare quello che gli abbiamo detto che facciamo. Ah, beh, questo non l'ho detto. Sì, e deve convincerli di più. Ah, quindi, basta. Quindi, secondo Certo, questo è fargli vedere che relazione c'è. Altra cosa? E beh, però anche voi, tanto i volontari poi li cercherete voi anche. Quindi avete questa tipologia, un volontario che vi serve per mettere, per fare data entry di tutti questi dati, tanti, di almeno tre anni. E per esempio. Conoscere meglio il target dei diciamo. Per una motivazione. Per esempio, tutta questa gente qui è passata qua prima di te, cioè hanno fatto i volontari con noi. Queste sono persone che in qualche modo hanno a che fare con te. Sono persone che ci credevano, che sono venuti, hanno dato magari solo 2 ore del loro tempo, però credevano in quello che facciamo esattamente quanto ci credi tu che sei qua a spendere il tuo di tempo. E quindi creare una relazione. Guarda che magari c'è qualcuno che conosci, per esempio. Io quando faccio queste cose qui, perché le ho fatte, perché a me divertono anche queste, ho...
Sì, sì, se vuoi, guarda, io farei volontario per tutto, tanto mi sento adatta a qualunque attività, anche noiosissima. Vi ho spiegato cosa facevo, per cui non mi impressiona niente, anche ho fatto proprio attaccare, no, senza leccarli, attaccare i francobolli, l'ho fatto perché per un periodo ho deciso di andare in un'associazione molto grande a fare proprio uno stage. C'è stato un giorno che c'era bisogno di attaccare i francobolli, ho già formata, già consulente, insomma, facevo già le mie cose, ma ho attaccato i francobolli, ho verificato gli indirizzi, pulizia del database. E dove vai? Cosa mi porti da fare? La pulizia del database, cioè mandare due mail alla stessa per due lettere, parliamo di lettere, alla stessa persona, sbagliando in una l'indirizzo o mettendo Maria Chiara o solo Chiara, è antipatico, perché è proprio impersonalissimo che uno riceva due lettere dalla stessa, cioè, identiche soltanto con una differenza, perché vuol dire che sei uno della lista, uno del mucchio. Per cui appunto può essere che loro, curiosando, soprattutto se è locale, conoscano qualcuno, quindi può essere anche una cosa divertente. Ma soprattutto, cosa vi ho detto da quando sono qua? Che i donatori sono che i volontari sono donatori. Cioè tu gli stai facendo fare un lavoro che ti porterà, quanti saranno? 300-400 donatori di tempo. Se dovessimo quantificare, monetizzare queste donazioni, verrebbe fuori una bella cifra. Proviamo a ipotizzarla insieme a loro. Cioè in questo momento stai facendo, mi stai permettendo di ricevere una donazione di tot euro, di tot mila euro, se non riusciamo a comunicargli il valore del volontario come donatore. Quindi perché no? Allora, questo non è ovviamente un profilo molto specifico, però di lì a chi... Allora, sai che ho fatto questa cosa, guarda, esempio proprio... Allora, innanzitutto attenzione a chiedere, perché se c'è qualcuno che ti dice di sì e non va bene, è un problema. Cioè, come quando fai una domanda aspettandoti un no e ti rispondono sì. Una domanda retorica, ma tu fare sì, poi te la devi gestire. E quindi attenzione a chiedere, prima di tutto un minimo di profilo deve averlo. Io ho fatto questa cosa, mi serviva proprio fare data entry di pochi indirizzi, era una cosa circoscritta e si è offerta, lavoravo per la scuola, si è offerta una mamma straniera, sudamericana. Che lavorava io la perla ingenua, gioconda che sono, ho detto ma sì, grazie, che avesse messo dentro un nome giusto, non uno, già era svaporata di suo come persona, e nel come si non si poteva cioè era un po' così, capito? In più aggiungi che era straniera, non una doppia giusta, non un indirizzo. No, vabbè, tanto l'ho ringraziata tanto, poi, però le ho fatto fare altro. Però, capito? Cioè, non è vero, è sempre rischioso chiedere. A parte che se tu fai una richiesta generica, non risponde nessuno, e poi la rifai specifica, chi non ha già risposto a quella generica, non è che dopo si sente chiamato in causa. Cioè, sprecare cartucce non vale mai la pena. Perché? Chiedere sì, magari se tu non hai, cioè non hai ancora deciso in modo molto specifico il profilo del tuo volontario, puoi anche fare diciamo, una richiesta più generica, però non totalmente generica.
E poi una delle, delle richieste peggiori, lo vedremo nella comunicazione, è: abbiamo bisogno di volontari. Profilando però senza aspettare che capiti. Ah no, quello no, 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 noi profiliamo per andare poi a cercare nel posto giusto. Cioè, se profiliamo un volontario che ci serve che faccia, che tenga relazioni con immigrati, è chiaro che dobbiamo andare a cercare uno che almeno un minimo di lingue. Sì, ho fatto per io. Ma non lo sapevo, quindi non lo appoggio. Vabbè, possono andare scansioni. No, vabbè, adesso vai via con la tua sportina, ci metti dentro le tue belle anagrafiche e vai. 50 litri di latte. Per 50 litri di latte. Se... possiamo andare. Lo farei anch'io se avessi tempo, perché mi diverto, ma se poi abitassi qui ancora di più, perché mi divertirei a vedere chi c'è stato, per quanto, che cosa ha fatto, questo lo conosco, magari te li recupero io. No, guarda, non escludere, non c'è, guarda, non, per ogni lavoro noioso c'è la persona adatta che ha voglia di farlo, cioè, uno, due, tre... Buonasera. Magari dopo le 6:30 stasera fino a domani mattina. Ok, quindi siamo arrivati il profilo. Opla. L'immagine della, dell'organizzazione ONPU, acronimo, organizzazione non profit, l'ho fatto anch'io, vedi? La trave nel mio occhio e la pagliuzza nel vostro. Allora, domande? Quindi a queste le risposte ce le avete voi. Allora, abbiamo deciso che lo vogliamo fare, abbiamo un po' individuato il nostro volontario tipo, lo abbiamo profilato, perché abbiamo idea di che cosa vogliamo fare, quindi abbiamo cercato la persona idonea per questa attività. E, guarda, proprio perché... Io mi chiamo Susanna, piacere. Allora, solo un secondo. Cioè, tutto il resto te lo riassumeranno... siamo già arrivati al ciclo del people raising, cioè come fare a individuare i nostri volontari. Siamo partiti. Prego, chi è che riassume velocemente? Dai, 5 minuti la allineiamo su questo. No, Fabio non vuole. Esperta di risorse umane. Allora, la prima domanda... Si è detto fino ad oggi, fino adesso in tutte le salse, che per cercare dei volontari bisogna essere pronti. Attraverso alcuni parametri abbiamo definito se eravamo pronti oppure no. Si parte dal perché sto cercando dei volontari. Quindi a che cosa mi servono, qual è la mia buona causa, la mission della mia organizzazione e quindi quali sono le necessità che ho per poterla realizzare o sviluppare al meglio. Quindi decido che ho bisogno di volontari, individuo le mie necessità. A questo punto, a seconda delle necessità che ho io, stabilisco il profilo della persona che mi serve. Sì, non era tanto, potevate farlo, Lazzaroni. Ci piace la tua voce. Sì, vero, io la detesto, per fortuna non mi ascolterò mai in streaming, perché quando la sento mi sembra... sempre di qualcun altro. Allora, una volta che abbiamo deciso appunto qual è il volontario che abbiamo, pensiamo a noi, cioè come si presenta la nostra organizzazione, perché il volontario noi l'abbiamo deciso che lo vogliamo, ma bisogna che anche lui decida che vuol venire da noi. Reputazione, che reputazione abbiamo? Come la misuriamo?
Cioè non siamo in grado di misurare la nostra reputazione? Sì, però non è che fosse autoreferenziale, cioè voglio dire... Un po' lo è sicuramente, però cioè abbiamo... Non mi dite che non avete nessuna percezione di com'è la vostra associazione, perché altrimenti... No. Allora non vale rispondere con una domanda alla domanda. Non fate i pigri. Ci sono cascata, ma solo per un attimo. Non ci riprovate. Beh, allora, la nostra... Innanzitutto... Dalla visibilità delle cose che si fanno. Dalla visibilità delle cose che si fanno. Dalla presenza. Ci siamo o non ci siamo? La gente sa che ci siamo? Le persone conoscono la nostra esistenza? Sì? No? Perché cosa? Parlano bene di noi? Parlano di noi? Punto di domanda. Se parlano di noi, parlano bene o parlano male? Vi è mai capitato di avere problemi, di essere coinvolti in... magari non scandali, perché per fortuna non sono tante, ma magari in qualche polemica? Allora, a livello territoriale queste cose si sanno. Se no non avete amici, perché se avete dei buoni amici parlano bene di voi. Se avete sempre dei buoni amici vi dicono se qualcuno parla male di voi, non per far pettegolezzo, ma per dirvi, guarda che corre voce che io, se sento che qualcuno dice dell'associazione di un mio amico che fa cose brutte, la prima cosa che faccio è andare a dirgli, guarda che questa è la voce che corre, è vero, che cosa è successo, che cosa hai fatto perché di te si parlasse in questo modo. Per cui questa è una delle prime cose da valutare, perché è difficile che ci si aspetti, cioè è impossibile aspettarsi che qualcuno ci venga a cercare, che venga a fare il volontario da noi, se non sa nemmeno che esistiamo. Se sa che esistiamo, gli piacerebbe probabilmente sapere che cosa facciamo. Considerate che, adesso sono macro categorie, però il volontario si muove tendenzialmente per tre grandi motivazioni. La prima è se entra in contatto con l'associazione, per cui magari, che ne so, associazioni che si occupano di... viene da dire bambini oncologici, se gli capita la sventura di avere un figlio e di doversi appoggiare a un malato, di doversi appoggiare a un'associazione, è possibile che, soprattutto ad avvenuta guarigione, si renda disponibile per contraccambiare, per ricambiare il debito di gratitudine che probabilmente sente nei confronti di un'associazione che in una condizione del genere gli ha risolto molti problemi, ha alleviato molti dolori. Questa è una delle prime cose, o anche senza essere così stretti, magari parenti alla lontana. E, per esempio, mia suocera, adesso lei ovviamente non ha più né tempo né risorse per fare la volontaria, però non conosceva l'ANT, che è questa associazione nazionale per la cura dei tumori domiciliare, che è nata a Bologna, che in Emilia è molto forte. E mio suocero purtroppo si è ammalato di tumore e gli ultimi giorni avevamo contattato l'ANT per fare assistenza domiciliare e l'ha veramente salvata da una situazione che lei non avrebbe retto. Adesso lei è diventata fedelissima donatrice dell'ANT, non solo, ma al funerale ha chiesto che fosse fatta una donazione per l'ANT. E lei non c'era mai entrata in contatto, però è chiaro che quando entri in contatto e benefici dei servizi che l'associazione ti offre, è molto probabile che ti venga voglia di sostenerla, perché ti rendi conto di quanto ha fatto, di come ha fatto la differenza che questa associazione ci fosse o non ci fosse. Per cui sicuramente questa è una delle... Un'altra è l'interesse per il volontariato in generale, per cui ci sono persone, io conosco una persona, un responsabile dell'ufficio marketing e vendite di una grossissima azienda, che adesso l'associazione che lo acquisirà farà veramente un bel colpo, che è andato in pensione e ha deciso che parte del suo tempo lui lo dedica al volontariato e in assoluta tranquillità, senza grandi idee e vincoli, ha deciso che si sarebbe messo a scegliere l'associazione per la quale fare il volontario. Questo è un volontario assolutamente versatile come motivazione
e anche come competenze, questo lo so io, ma lo impareranno presto anche coloro che entreranno in contatto con lui. E quindi la sua spinta, la sua motivazione è proprio quella di fare qualcosa, di dedicare il mio tempo a qualcuno in modo volontario, a qualcuno che ne ha bisogno, a qualcuno che fa del bene, cosa che lui prima non ha mai potuto fare. Per cui appunto può darsi che faccia proprio manovalanza, anzi credo che abbia scelto anche lui questa associazione, questo ANT, e vada a guidare, a fare i trasporti dei medicinali e magari trasporto dei malati da casa all'ospedale. Quando scoprono che potenzialità ha, probabilmente li faranno fare altro. E quindi la motivazione generica al voler ricambiare un debito di gratitudine nei confronti di una vita tutto sommato felice la sua, perché lui sta bene, ha sempre avuto un buon lavoro, insomma una vita felice, per cui. E la terza motivazione è una buona causa, cioè decidere che una mia grande preoccupazione è l'ambiente, per cui. Prego. Una mia grande preoccupazione è l'ambiente, per cui cerco un'associazione che si occupi di temi ambientali. A quel punto io, un volontario, faccio una selezione e comincio a guardare quali sono le associazioni. A questo punto è molto importante che la mia associazione, la mia organizzazione si presenti bene. Perché se io volontario sto cercando qualcuno che si occupi dei temi che mi stanno a cuore, che coincidono con i miei valori, con i valori in cui credo, è meglio che scelga l'associazione più giusta per me, che speriamo, io continuavo a essere tutte e due, per cui è difficile. Se un volontario cerca qualcosa che si occupa di ambiente e io mi occupo di ambiente, l'ideale sarebbe che scegliesse me. Okay? Quindi qua è molto importante. Altra ipotesi, quarta ipotesi, è il passaparola, cioè ci sono persone che si occupano di volontariato perché lo fa l'amico, perché conoscono appunto Dora che ha ormai catturato tutta la sua cerchia, oppure perché lo fanno i genitori, l'hanno sempre fatto, insomma, per tradizione. Quindi, però, nel caso in cui non ci sia una conoscenza diretta, la mia reputazione è importantissima. Per esempio, come comunichiamo? Nella comunicazione che faccio si parla di volontari, questa è una cosa importante, perché magari ci sono tante associazioni, nella comunicazione che fai si parla di volontari? Quando faccio le mie lettere chiedo se, cioè nella comunicazione proprio delle lettere che invio ai donatori. Che tipo di comunicazione fai tu istituzionale? Hai una brochure, hai un... No, non c'è questo invito a collaborazione volontaria. E questa è una cosa che invece non sentito. C'è il scritto che è un'associazione di volontari? Sì. Quindi è descritta, è, quantomeno è nominata la presenza di volontari dentro la tua associazione? Sì, nella definizione proprio è una presenza di volontariato. Ah, ok. Sì, io lo consideravo un'associazione, non ti avevo chiesto la forma giuridica. Però non è richiesto. Non l'abbiamo visto espressamente. La prossima brochure. Dovevi venire qua? Sì. Dovevi venire da Fabio? Infatti. Il corso di Fabio? La brochure sicuramente. Perché... Certo. Nel sito c'è? No. Come fa un volontario a sapere che avete bisogno? Perché è vero che noi dobbiamo andare a cercarli, ma se nel frattempo qualcuno che sta cercando trova noi, ci si incontra prima. Nel senso che se uno vuol fare il volontario e incappa nel nostro sito per una ragione qualunque, oppure proprio perché ci cerca e vede scritto cosa puoi fare per noi, diventa volontario, come sostenerci, capisce che lì un bisogno c'è. No, ma cioè, non c'è mica problema, sai quante. Se dai un'occhiata anche a siti di associazioni più grandi, non è che siano tutte così immediate queste comunicazioni. Ma soprattutto, oltre al passo successivo, che è quello di chiedere alle persone di impegnarsi a fare i volontari,
c'è almeno scritto che l'associazione ha dei volontari nei vostri, sì, nelle vostre comunicazioni? Sì. Sì, nel caso tuo sì, perché sei un'associazione. Anche sul sito siamo tutti volontari. Certo. Perché questo è importante. Magari ci sono associazioni che vivono con una grande, diciamo, un grande apporto di personale volontario, però non lo nominano. Né per cattiva volontà né per niente, semplicemente non gli viene in mente, sono più occupati a dire che cosa fanno. Però è importante invece dire che queste persone ci sono e lavorano dentro l'associazione. Anche questo, quali sono le persone che la compongono? Cioè, che gente è quella che compone la nostra associazione? Perché è facile che tra simili ci si trovi e ci si intenda. Spesso le associazioni, anche essendo fatte da gruppi di persone che magari scelgono di stare insieme, sì per un bisogno, ma partendo dalle proprie relazioni, sono un po' simili, no? Cioè, sono un po' connotate anche dalle persone che sono all'interno. Nel tuo caso addirittura è quasi a gestione familiare, ma hai detto, sono tutti i tuoi parenti, no. Vicini, per cui è la famiglia di Dora che, cioè, in qualche modo è connotata anche. Ma ciascuno di noi ha fatto questo. Ma certo, siete una minoranza etnica all'interno. No, però voglio dire, è importante, no, anche questo, perché, perché in qualche modo vi connota, adesso senza entrare in dettagli che non, così vaghi, però insomma se i famosi gruppi di burraco, piuttosto che le persone che fanno volontariato perché sono persone, che ne so, mogli di imprenditori, di professionisti che vogliono occupare meglio il tempo e fondano un'associazione, probabilmente richiameranno una serie di persone legate a loro, alle loro qualità. Un gruppo di attivisti che hanno fatto l'occupazione dei centri sociali e poi si sono messi a fare l'associazione per appunto sostenere i migrati, trovare loro una collocazione, una casa, lo stesso volontario o va da una parte o va dall'altra. Quindi anche chi sono le persone che compongono l'associazione in qualche modo ci connotano, sono un po' la carta di presentazione. Questo sempre nell'ottica di accogliere volontari. Che reputazione hanno nella comunità? E anche quello è importante. Se danno l'impressione di essere persone, che ne so, un po' snob, un po' ricche, un po' che lo fanno perché non hanno niente di meglio da fare, accoglieranno, attireranno l'attenzione di un certo tipo di volontari. Per esempio, avevano fatto questa. Qualcuno di voi è del Rotary? Conoscerlo? Parlava del Rotary la signorina Scalmo. Mm. Ah sì, è vero, lo diceva. Per esempio, Rotary ha fatto qualche anno fa una campagna di cosiddetto rebranding. Ciao! Ah, torni! perché, insomma, ha un po' questa, diciamo, questa nomea di associazione un po' snob. Sì, un pochino. Sono registrata, devo pesare le parole. No, secondo me sicuramente ce l'ha, ma non. No. Come? No, non no, assolutamente, però fanno cose assolutamente meritevoli, cioè sono proprio bravi. E allora hanno fatto questa campagna di comunicazione, secondo me, geniale. Per cui hanno fatto una serie di immagini con dei commenti, in una c'erano l'immagine di una distribuzione di pasti in Africa e sotto c'era scritto, è vero,
A noi piace sempre mangiare, oppure piace sempre trovarci a mangiare, una cosa del genere. Sapete che il Rotary è famoso perché fanno le cene. A noi piace sempre organizzare pranzi, ho sbagliato. E quindi c'era questa distribuzione, perché loro fanno attività, questo tipo di attività. C'era un'altra immagine dove c'era un pozzo in Africa e la gente che andava a prendere l'acqua. E c'era scritto, è vero, a noi piace, a dove ci siamo noi c'è sempre un rinfresco. E poi un medico bianco col camice che curava un bimbo di colore. E c'era scritto, è vero, noi conosciamo, è vero, avere amici professionisti aiuta. E poi ce n'era un'altra, bellissima, geniale. Un'altra, ah sì. È perché hanno un po' questa nomea di gente che la sa sempre più lunga degli altri, no? E allora c'era una scuola africana con i banchi in legno e i bimbi con la divisa e sotto c'era scritto, è vero, a noi piace dar lezione agli altri. Per cui hanno sfruttato in realtà... Prego? I luoghi comuni negativi li hanno trasformati in un aspetto positivo, perché hanno comunicato tutte le cose che facevano sfruttando quello che la gente conosceva di loro, ma trasformandolo in positivo. Trovata geniale. E poi queste cose in realtà le fanno, non, è vero che poi si trovano, è vero che mangiano, è vero che però cioè, in realtà poi fanno anche altre attività e alla fine sono meno conosciute purtroppo le attività positive che fanno piuttosto che queste loro momenti conviviali. Certo, tra l'altro queste cose qui loro mettono di tasca loro dei soldi per mangiare che poi vanno donati, quindi sicuramente ha a che vedere con la loro attività. Ecco, che personale abbiamo, anche il personale nostro è importante. Perché se siamo per esempio un'associazione che dà servizi, se abbiamo un personale affabile, gentile, caloroso, accogliente, abbiamo un tipo di reputazione. Se il nostro personale è scostante, sgradevole, freddo, in realtà uno che quando ha finito il servizio è già bene che ha finito di venirci a trovare. Cioè, quindi... Anche le persone che lavorano insieme a noi o per noi sono importanti. Le persone che la frequentano sono giovani, anziani, donne, uomini, anche lì. È chiaro che se cerchiamo un volontario giovane che ha magari voglia di fare attività più vivaci, che ama utilizzare come strumenti le nuove tecnologie, e entra in contatto con un'associazione frequentata tendenzialmente da persone da una certa età in su, è difficile che ci si trovi. Cioè continuiamo a tenere presente che i volontari vengono da noi perché ci cercano, perché vogliono sì fare qualcosa di utile, ma anche per stare bene. Io non voglio lasciare. Sì, a che ora è previsto qua? No, stasera. Mi sono spaventata fino alle 9, non ce la faccio, mi faccio fare altre 2 o 3 pause. Ciao, grazie. Un'altra cosa, sempre a proposito, vabbè, che relazioni ha sul territorio, anche lì è un'associazione piccolina, chiusa. È un'associazione che ha molte relazioni con le istituzioni, anche questo in qualche modo ci connota, ci distingue dalle altre. A proposito della reputazione, ho fatto l'esempio del Rotary, ma per esempio non solo in quel caso lì dove hanno fatto veramente un'azione, un'operazione specifica, ma alle volte anche in modo, diciamo, incontrollato la nostra reputazione può cambiare. Soprattutto se abbiamo un apporto di personale volontario, cioè abbiamo parecchi volontari e un apporto consistente di professionalità da parte dei volontari, seguiamo un po' l'andamento delle persone che ci frequentano.
faccio l'esempio della, l'esempio della, delle scuole, anche, anche Filomena, che lavora nella scuola. Nella scuola c'è un turnover continuo di persone che entrano, perché fanno il ciclo scolastico, per cui se sono solo per esempio il ciclo elementare, ogni 5 anni, salvo che non ci siano bambini con fratelli, che sono sempre più rari, ma in generale ogni 5-7 anni una famiglia entra e esce. Quindi questo ci connota fortemente, perché a seconda del gruppo di famiglie che c'è all'interno si attirano, le famiglie spesso sono volontarie, perché soprattutto nelle scuole che sono associazioni, come nel caso di quella che seguivo io, ma anche altre, o anche scuole che non sono associazioni, ma dove per forza ormai i genitori devono portare un grande apporto, c'è un grande cambiamento. Quindi nel giro di 10 anni un'associazione può avere una reputazione, non parlo di buono o cattiva, non dico, cioè, senza dare giudizi, può avere venir percepita in un certo modo, e dopo 5-6 anni, senza che né il gruppo dirigente, né i servizi siano cambiati, né i dipendenti siano cambiati, averne un'altra, perché la gente che la frequentava è diversa. Ok. Un'altra cosa è come fanno, a parte che speriamo che ci conoscano, ma come ci conoscono? Ci conoscono di più per le attività che facciamo, o quindi le attività, i servizi che offriamo, oppure com'è? Sia per l'attività che per le relazioni verso le organizzazioni, le sociali, la sì, anche, però anche per le attività di raccolta fondi. Cioè, noi siamo visibili soltanto quando facciamo l'evento, quando facciamo il banchetto, quando facciamo la campagna, oppure siamo visibili anche quando qualcuno parla bene di noi sui giornali, alla radio, oppure l'evento per presentare le nostre iniziative, oppure i famosi open day. Cioè, se ci sentono solo quando cerchiamo soldi, beh, è meglio quantomeno affiancare altrettanta comunicazione su quello che facciamo, non fosse altro che per rendicontare perché abbiamo raccolto i soldi. Quindi anche questi sono dati da tenere presente. Allora, altra cosa è la mission. Si diceva proprio che una cosa fondamentale per alcuni è la mission, non gli interessa come è organizzata la nostra associazione, non interessa chi siamo, ma che cos'è la cosa che facciamo, sì, l'esempio dell'ambiente piuttosto che dei diritti umani, piuttosto che queste grandi macro categorie di valori in cui le persone credono, possono attrarle per fare attività presso di noi. Non solo dobbiamo averla chiara, e abbiamo già verificato che insomma non sempre ce l'abbiamo chiara, e anzi è un esercizio che ve lo darei quasi come compito adesso. Quando tornate nelle vostre associazioni richiedete di mettervi, almeno se siete nella dirigenza come Dora, se avete un minimo di appeal e siete degli persone che vengono ascoltate, provate a fare l'esercizio proprio di scrivere la vostra mission, perché è un punto di partenza per tutto, non soltanto per la ricerca di volontari, ma anche per la ricerca di fondi, di sostegni di altro tipo, perché ovviamente il donatore è disponibile a sostenerci nella misura in cui siamo in grado di dirgli che cosa facciamo, nella misura in cui lui riconosce in quello che facciamo qualcosa che è molto vicino ai suoi valori e che quindi gli interessa sostenere. Ecco, su questo si comprende chi siamo, che cosa facciamo e perché esistiamo. Effettivamente vanno spese ancora delle altre parole, perché noi lo abbiamo spesso chiaro, però non per tutti lo è. Abbiamo cominciato proprio stamattina a fare questo esercizio di definire di che cosa ci occupiamo. Cioè, quando vi ho chiesto di presentarvi, vi ho chiesto
fatemi capire di che cosa vi occupate in modo chiaro. E non sono rari i casi delle associazioni come quella di Dora in cui ci si può, adesso mi spiace che non ci sia più, però appunto ne abbiamo parlato prima, in cui si genera confusione tra le cose che facciamo, perché a voler prendere dappertutto in realtà si finisce per non prendere da nessuna parte, perché dobbiamo essere molto coscienti che la comunicazione più è specifica più raggiunge le persone che vogliamo raggiungere, più è generica più si perde. Quindi quando comunichiamo immaginiamo anche chi sono i nostri interlocutori e produciamo messaggi che arrivino il più possibile diretti a loro. Le comunicazioni troppo generiche sono veramente un po' rischiose, cioè rischiano veramente di perdersi. E poi come ci presentiamo anche dal punto di vista fisico e delle persone. La nostra sede com'è? È bella, è accogliente? Al contrario? Al contrario di un'altra associazione. Dell'ANFAS. In cui è l'errore. Ecco, beh, è importante questo. Le persone devono sentirsi bene dove arrivano, dove sono. Allora, ne parlerete sicuramente più diffusamente con chi vi si occuperà di comunicazione, ma tenete sempre presente che tutto di noi comunica. Tutto, dalle persone, agli spazi, al materiale di comunicazione, agli arredi, alle persone, a tutto quanto, ai profumi, sì, cioè se la vostra sede è bella, accogliente, è spaziosa, cioè che fa capire che ci sono spazi per, a uno viene voglia di riempirli sti spazi, se è tetra, è buia, non c'è niente che parli di voi, non c'è. No, va bene. No, perché ti vedevo un po'. No, non trattenerti, dicevo. Se è bella, accogliente, se parla di noi anche sulle pareti, per esempio, ci sono mani, poster, foto, immagini, ci sono immagini di volontari che fanno cose belle, ci sono immagini di cose belle fatte dai volontari, che sembra la stessa cosa, ma non lo è. Questo è invitante, accogliente. Le persone che incontrano, chi ci viene a trovare, come sono? Sono arcigne? Sono gentili? Sono disponibili? Vedi, lui è l'allievo perfetto, perché qualunque cosa io dica, lui la riporta e dice sì, no. Poi si immagina, qui si può migliorare, sì. Cioè, dovresti scrivertele tutte le risposte che mi stai dando. Antonio. Come? No, Antonio. Ah, no, sì, certo. Tutto questo appunto comunica, per esempio, non solo appunto quello che comunichiamo sul nostro materiale e anche la nostra sede. Se voi, per esempio, se io invece che stare lì dove sono, mi sedessi qua, così, e vi parlassi. Perché dovrebbero venire da noi i volontari? Cioè, non faccio niente di diverso, in realtà ho fatto una cosa diversissima. Sì, ho preso le distanze da voi, ho messo in mezzo un tavolo, mi ci sono seduta, e ho preso proprio distanze. Vi sareste addormentati molto prima, invece così ogni tanto mi dovete seguire. Anche più antipatico. Più di così. No, mamma mia.
dai, scherziamo. No, dovete tenerlo presente, ma ho capito che scherzavi. Per esempio, mettete all'accoglienza in segreteria, al desk di arrivo, qualcuno che abbia voglia di avere a che fare con la gente. Magari non efficientissimo, magari non bravissimo, magari non perfetto per quel ruolo, ma se volete trovare persone che vengono a darvi una mano, ci deve essere qualcuno che li accoglie con un bel sorriso. Magari con un po' di disordine in più, se è possibile no, però delle due scegliete piuttosto che una bella scrivania o un bel desk perfetto, lucido e lucente, un pochino di polverina in più e due fogli sulla scrivania e un bel sorriso che accolga. Cioè, due fogli sulla scrivania sono la versione positiva. No, però è davvero, è proprio importante, perché se vogliamo essere scelti dobbiamo comunicare che questo desiderio di entrare in relazione ce l'abbiamo. Siamo tornati alla prima slide, è una questione di relazioni. Io entro in relazione con chi dà l'impressione di volermi accogliere. E torniamo ai compiti del gruppo dirigente, che in questa giornata direi che gli abbiamo fatto fischiare le orecchie ampiamente, perché appunto nelle associazioni nelle quali il gruppo dirigente si occupa solo di strategia e gli altri di operatività, ci può essere questo scollamento. Quindi proprio nell'ottica di cercare dei volontari dobbiamo coinvolgerli soprattutto nel definire molto chiaramente la nostra mission, i nostri obiettivi, che cosa vogliamo fare, che stiamo cercando, perché poi saremo noi ad andarli a comunicare a chi ci viene incontro. E non solo, devono essere anche i primi a sentirsi coinvolti e a diffondere l'informazione, diffondere le richieste di volontari e dare una mano a creare questo circolo virtuoso per far entrare nuove persone. Però sono i primi, sono veramente i primi che devono essere convinti, perché sono gli unici che possono dire no. E dire no quando tutto è già partito, lo so che ve l'ho già detto, però così se l'avete dimenticato nel frattempo, vi torna in mente. Vabbè, questo è il potere della comunicazione, cioè queste sono tutte associazioni straconosciute, per cui uno si immagina già vedendo, che ne so, il logo di telefono azzurro dove andrà a parare. Quando parlerete di comunicazione, vi faranno anche su questo portare abbastanza l'attenzione sui vostri loghi. Cioè, è chiaro che non ho messo un'altra sul che ha a che fare con la ricerca sui tumori, ma un simbolo di AIRC così tecnico, così pulito, così scientifico attirerà sicuramente volontari che hanno più questa predisposizione nel credere appunto nella ricerca scientifica, più che nelle attività sulla persona. Per esempio AIRC e ANZ si occupano entrambi di tumori, uno più sulla ricerca, anche se fa comunque assistenza, l'altro più sull'assistenza, anche se fa comunque ricerca. Ma sono due associazioni che si occupano più o meno dello stesso tema, con orientamenti, attività un po' diverse, danno sensazioni un po' diverse. Come? Sfumature, esatto, grazie. Se noi vediamo telefono azzurro sappiamo già di che cosa stiamo parlando. E quindi
quando decidiamo di comunicare, sappiamo che anche il nostro logo comunica qualcosa e va a colpire e a coinvolgere le persone che si sentono vicine a questo tipo di comunicazione, di sentimento. Ci siete? Siete sicuri? E i nostri volontari? Adesso parlate un po' voi, perché vi vedo veramente sull'orlo del baratro. Brava gente. Brava gente? Come sono? Sono persone considerate, che godono di buona considerazione. Cosa dici, Fabio? Brava gente, quindi anche dal punto di vista della... Sì, cioè come sono visti i nostri volontari? Sono persone appunto affidabili, invadenti, coinvolgenti, che si fanno gli affari loro, sono di quelli che i volontari chiusi o aperti, come si diceva prima, cioè che fanno la loro attività ed è finita lì, oppure che fanno la loro attività e invece cercano di coinvolgere anche le altre persone? Con che modalità? Avete la percezione di come sono considerati? Competenti, per esempio? No? Quelli di Antonio sì. Certo, però insomma, se voi andate a un banchetto di strada, di quelli che di piazza, e trovate un volontario che è lì per, che ne so, vendervi le magliette, i cappellini e darvi informazioni, se voi chiedete informazioni vi aspettate che loro le sappiano. Allora, magari è la sfortuna di quel momento lì, che c'è proprio quel volontario che di solito sta a spostare casse e per sbaglio è capitato lì e non sa rispondere. Ma tendenzialmente, per dare una buona impressione, un'impressione di competenza, di appartenenza all'associazione, bisogna che le persone che ci sono diano un senso di competenza, di sapere di cosa parlano. Perché non sapete, potete mai sapere qual è l'interlocutore che viene a chiedere informazioni? Se è troppo più competente di voi o del vostro volontario, fate una magra figura. Oppure sono di quelli che vanno a tirare la gente per la giacca? Sono di quelli che quando passano le persone dicono vieni al mio banchetto? Poi ci sono i volontari che fanno nei banchetti di piazza, signore venga a fare. Cioè anche queste modalità sono importanti. Ci sono alcuni che sono un pochino più, tra virgolette, aggressivi. Adesso l'aggressività è forse un termine eccessivo, però insomma più intraprendenti, che magari li senti un po' invadenti. Sono di quelli che stanno dietro al desk, di quelli che stanno davanti. Cioè, come sono percepiti? Perché questo è un altro indicatore per i nostri potenziali volontari. Se il volontario dell'associazione XY è quello che quando è in piazza non riesce ad avere un attimo per mangiare il gelato perché è lì che viene, che ti dà, che ti porta, che ti chiama, che ti tira. Se quando c'è qualche evento è quello che fa sempre più confusione, che attira l'attenzione, eccetera, eccetera, è probabile che chi non è su quelle corde non abbia voglia di entrare a far parte del gruppo di volontari di quell'associazione. Sembrano ovvietà, lo sono, però siccome alla fine noi dobbiamo valutare tutto, è un'altra delle cose da considerare. Provare, tra l'altro, a farsi dire da occhi esterni come sono percepiti i nostri volontari, provare noi ad avere un occhio esterno,
una volta tanto, invece che essere dietro al nostro bel banchetto, andiamo davanti e facciamo un giro per la piazza e sentiamo gli umori e vediamo da lontano come si comportano. E sono tutti strumenti che per noi sono utili, perché sappiamo che se l'immagine che il nostro volontario dà è questa qui, è probabile che o la cambiamo se non ci piace o arriveranno altri volontari che hanno questa inclinazione. Generosi ma non professionali, anche questo è importante, cioè se li vediamo un po' pasticcioni, cioè soprattutto se si devono occupare di servizi alla persona, attenzione a dove li mettiamo, perché se non sono davvero pronti a fare quello che gli viene richiesto, rischiano di sembrare un po' approssimativi e nuociono moltissimo all'immagine della nostra associazione. Si lamentano. Sì, lascia pure aperto. Sì, beh. Qui tra fatica e caldo mi vedo stremati. Sì, mi si chiudono anche gli occhi. Vabbè, dai, finiamo almeno un argomento. E tutto secondo me è un po' troppo, se ve lo posso dire. Allora, si lamentano, questo me lo dovete, cioè in qualche modo dovete un po' interagire, ragazzi. Sono contenti di fare volontari? Ma voi glielo chiedete se sono contenti? Antonio no, Fabio nemmeno. Cioè stiamo già dando per scontato che se non volessero se ne andrebbero, se non volessero tornare, giusto? Che danno farebbero se, non volendo tornare, se ne andassero? Nessuno. Il volontario come risorsa. Fanno un piacere questo. Fantastico. Bello, ho speso veramente una buona giornata. No. Oggi. Ma no. Io intendevo per i nostri. Cioè, ma allora scusa, I vostri volontari sono molesti? No, non sono molesti, no. Ma? Sono innocui, cioè... Ci stanno. Ah. Interessante. No. No, in realtà momentaneamente ne abbiamo due. Di cui... uno viene forse una volta alla settimana, l'altra viene tutti i giorni, ma è un po' in disparte. Ma perché fa la volontaria da te? Da voi? Ops, dimenticato. Si sente? Che voce squillante la nostra Viviana, non si è sentita tutto il tempo, poi ha detto, i volontari non li vogliamo più, siamo qui per fare il primo resing, ma se non tornano è meglio. Ma non quelli. Allora. Ma. Ci dia veramente una mano, non che sia lì. Per sbaglio. No, per sbaglio, insomma, inutile. Ma questa che ha chiesto di venire, che età ha? Cioè, secondo te perché è venuta, prima di tutto? Che cosa? Quindi giovane? E non è intraprendente per niente? E voi le avete mai proposto di essere intraprendente? E lei cosa dice? Lei non è capace, non è quello che vuole fare. Lei vuole stare con i bambini, fare i compiti, cellulare.
Cioè lei fa i compiti con i bambini col suo cellulare? Quindi chatta mentre si occupa dei bambini. Li chiedi, intervieni con noi nel gioco oppure facciamo questo laboratorio? Ah no! No, ah, non guardare me, non la conosco. E come ci è arrivato? Cioè, a chi ha chiesto se poteva venire? Ha chiesto alla mia coordinatrice. No, proviamo, ascoltate, proviamo adesso, visto che vi vedo sempre con la palpebra più cadente, proviamo a fare un esercizio, con... guarda, non bleffare, si vede benissimo, un esercizio con Viviana, cioè questo è il classico esempio di un volontario sbagliato. Allora, cerchiamo di risalire dove c'è stato il problema, se si può fare qualcosa per migliorare e se sì, che cosa? Prima di mandarlo via. Quindi dicevamo, lei ha chiesto, di venire a dare una mano. E che motivazione ha dato? Ma questo io non lo so perché non ha parlato con me. Però dice che mi piaceva stare con i bambini, di quello. Ma tu hai l'impressione che lei sia finita nel posto sbagliato? O meglio, in un posto, chiaramente in un posto sbagliato visto quello che fa, però secondo la sua percezione ti sembra che lei si aspettasse il bimbo biondo ricciolo che corre in braccio? No, sapeva benissimo. Sapeva che sono bambini con delle difficoltà. La nostra è una realtà nel quale è secondata, lei della sua famiglia. Tu sei qui a Foggia? No, sì. Non si aspettava il bambino mulino bianco. No. Perché poi lei con i bambini ha anche instaurato quindi un buon ecco, mi veniva da chi? Sì. Ma sai, però se parliamo di elementi risultativi, cioè mentre il bambino fa il compito oppure il laboratorio oppure il telefonino è una calamita, cioè. È normale. Sì, sì, quindi. Ma voi avete provato a dirle, per esempio, guarda, il telefonino se lo lasci fuori. Allora, non bisogna usare il telefonino perché le radiazioni vicino, no. Ma no, perché è più che sufficiente dire, guarda, sei in un contesto educativo e stai facendo un'azione diseducativa. No, allora questo, scusa Antonio, grazie per il suggerimento pessimo. Tipo il volontario che non serve. Allora, il suggerimento è pessimo perché? Perché siamo partiti da un equivoco e tu stai tentando di mettere un ulteriore equivoco sull'equivoco. Allora, lei è sicuramente nel posto sbagliato, ma se l'informazione che le diamo non è almeno quella giusta, alla fine ci troviamo in un... Ma dalle fiducia? Ma... No, allora, primissima cosa, alle persone se diamo fiducia ci danno il meglio di sé, che siano volontari, dipendenti, utenti e vatte la pesca. Quindi questo è un principio da cui dobbiamo partire e Filomena ce lo insegna. Cioè le persone più fiduciate sono quelle che riescono meglio. C'è addirittura uno studio di quelli che proprio gli americani possono fare, che appunto ha fatto questo test, sono andati, non chiedetemi le fonti perché fa parte di quelle cose che ormai ho ricordato e ho registrato come buone, l'ho verificato allora, fidatevi. Avevano fatto un test su una classe di bambini, tutti normodotati, e ne hanno segnalati 5-6 agli insegnanti, dicendo loro, guardate che questi bambini sono particolarmente dotati. Conosci? Intelligenza emotiva. Esatto.
Questi bambini, assolutamente identici agli altri, alla fine del ciclo erano eccellenti. Perché? Perché semplicemente perché qualcuno ha detto agli insegnanti: credete in loro in modo particolare, sappiate che sono dei geni in fieri, e se l'aspettavano. E i bambini hanno risposto esattamente come gli adulti esattamente quello che gli adulti si aspettavano da loro. Per cui questo è un dato di fatto, cioè se noi diamo fiducia alle persone, le persone risponderanno nel modo migliore possibile. Se noi diciamo le imbrogliamo e diciamo tanto non stai capita che si tiene il cellulare spento, allora ti devo parlare di radiazioni, non aggiungiamo fiducia alla relazione delle due, la togliamo. E quindi grazie, ma lo scusate. Ma ne voleva sbalanzare, per volontà. No. No, però sicuramente trovare le modalità, perché lei, se davvero ha buone relazioni con i bambini, probabilmente la sua peculiarità è quella di essere un elemento di riferimento, anche se non è autorevole, semplicemente di riferimento affettivo. Lei è affettuosa con i bambini sono affettuosi con lei e lei lo è con i bambini. Questo potrebbe essere una qualità da sfruttare. Per esempio, ci sono bambini particolarmente vivaci, mi è venuta, vivaci o nervosi o irascibili, che rapporto hanno con lei? Con le colleghe. Gli altri, no, con i bambini che stanno in quella stanza. Okay. So che ha un buon rapporto soprattutto in questo caso con le femminucce, quindi è molto attenta con loro, però non avendola mai vista all'opera, operativa, presente, sì. Io non so con tutti, perché lei non c'è sentita proprio. Ma sai che può darsi, e qui apro una parentesi da Polianna, che il suo essere all'opera sia soltanto l'essere lì, come presenza. Ci sono queste presenze calmanti per i bambini, anche se non fanno niente, anzi, forse soprattutto perché non fanno niente, considerando che i bambini sono sottoposti a stimoli continui e nella maggior parte dei casi eccessivi, una persona che non fa niente per loro è una specie di oasi nel deserto. Quindi, per carità, sto facendo ipotesi non campate in aria di più, però è per provare a suggerirti di, visto che è lì, visto che c'è, prima di dire sarebbe meglio che non ci fosse, proviamo a ipotizzare tutte le possibilità in cui lei potrebbe essere un valore aggiunto. Per esempio, mi viene da dire che queste persone così, che stanno sempre un po' fuori dalla mischia, siano appunto viste come punto di approdo, e nel caso di bambini particolarmente nervosi, magari non in generale, ma magari in quella giornata capita che un bimbo arrivi un po' storto, o magari particolarmente eccitato, magari con qualche difficoltà, lei potrebbe essere l'elemento che se lo prende in carico e prima che il bimbo contagi l'intero gruppo, perché se c'è una cosa virale è la sovreccitazione, mentre la calma non si capisce com'è, non contagia nessuno, allora potrebbe essere un elemento che così di quarantena del bimbo, che si calma, che anche se guarda per un attimo il telefonino oppure se fa qualche altra... No, lei non è accogliente neanche in questa cosa. La stiamo già cominciando un po' a rivalutare. Non può essere tanto cattiva.
No, beh, ma direi che insomma questi, questi incontri, oltre che un pochino didattici, spero, un pochino che diano qualche informazione, sono anche un po' momenti di flussi di coscienza, perché abbiamo assistito durante questa giornata a momenti in cui uno ha, trova lo spazio per tirar fuori cose che magari in altre sedi non riesce a fare. Va bene, ci sta, se poi è utile per tornare nelle vostre associazioni e portare un valore aggiunto, per carità. Tutto serve, tanto le informazioni, se non sono, cioè, riusciamo ad averle tutte quelle che servono. Perché, io personalmente non andrei mai a dire di convincerci. Ma perché senti che non sarebbe giusto per lei, perché non ti interessa farlo, perché pensi che comunque qualcosa di buono porti? Perché io penso che soprattutto le bambine che si, sono più affezionate a lei, ne potrebbero soffrire. Ah. E poi perché comunque sia, cioè, si vede che è una cosa che quel poco che fa, lei lo fa, perché le piace. Cioè lei mette amore in quello che fa? Sì, 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 sì. Ma non è mica poco, eh. Quindi perché non dovrebbe farlo? Uh-huh. Da quanto tempo è lì? Ma sono... Ah, non è neanche tanto, magari è una timidona. Rispetto a quello che si diceva, le date incarichi di responsabilità, anche se lei dice di no. Allora, ti parla una che di incarichi di responsabilità li ha, non ne ha mai voluti avere. Ho dovuto trovare qualcuno che mi dicesse adesso lo fai e zitta. E dopo le cose le faccio e anche... Adesso non sono la persona più adatta per dirlo, però neanche male, ecco, proprio se non vogliamo farci prendere da, da immodestia. La responsabilità può essere prenditi il bambino, stai con lui, fai fare i compiti, questo. Anche perché questo è quello che lei vuole fare, la sua propensione, no? Allora, può darsi anche che lei abbia bisogno di essere un po' stimolata a credere in sé, nelle sue capacità. Per cui è lì perché ci tiene, è lì perché ci crede, mette amore in quello che fa, ma non si sente all'altezza. In più, se la vostra percezione è, vabbè, se ci sei, va bene, se non ci sei, guarda, non dico che va bene, va meglio, ma va bene lo stesso, sicuramente quello, il metamessaggio che passa è, hai ragione a pensare di essere inadeguata. Quindi, per carità, tu sei lì che fai le tue cose, hai già altro a cui pensare piuttosto che dove stare a fiduciare lei. Però è un elemento che c'è, visto che c'è, visto che è lì, visto che i bambini le sono affezionati, visto che comunque vi conoscete, che lei ha un po' in mente il lavoro che si fa, se si riesce a rendere felici tutti quanti e a rendere il suo apporto proficuo, perché no? Quindi probabilmente qualche passaggio è stato saltato. E vabbè, non pensare mica che dopo che avete fatto sta cosa non ne salterete più, cioè semplicemente lo saprete prima. Però appunto l'importante è cercare di capire qual è il passaggio che è mancato e soprattutto come fare a recuperarlo. Perché sarebbe un peccato. Che un volontario che va via scontento, come un donatore che ti abbandona scontento, cioè porta veramente un'energia che non ci serve. Se non mi è stato mai detto brava, grazie. Brava, non lo penso, perché devo dirglielo. No, ma va bene, guarda. Può darsi lei che lei brava non sia, o quantomeno non lo manifesti, eh? Ma qui no, veramente, adesso perché gli scherzi. Non lo so, io loro, cioè io nella stanza con loro non so se mi dicono brava, non brava. Ascolta, al di là di questo, insomma, la cosa importante è che questa risorsa, che potrebbe essere un'ottima risorsa, in questo momento non è utilizzata al meglio, con utilizzata intendo dire non è valorizzata. E quindi è un peccato per voi, per lei e per i bambini. Perciò appunto la cosa da fare è cercare di trovare appunto la chiave che faccia scattare una nuova relazione. Perché questa
ha preso un trend che non sta portando cose buone, quindi alla luce magari di qualcosa che ti risuona in quello che abbiamo detto oggi, prova a cambiare un po' il punto di vista. Abbiamo anche un volontario, però un po' fastidioso, o lui va bene? A parte quando dice... No, non è vero. E questo è buono? Sì, è bravo, però... No, è il buono il fatto che lui non venga meno spesso? Ma no! Ne sentite la mancanza? Sì, i bambini sono molto contenti. Allora, i bambini vanno d'accordo con i due volontari. No, non vorrei... Sì, sì, affezionano, allora, soprattutto i nostri bambini. Certo. Basta venire anche due volte, se non vieni la terza volta, cambia di vita. I bambini in questa cosa... Si attaccano le figure nuove, nell'immediato. Secondo te, vi ricordate all'inizio che dicevo che il volontario è credibile perché è libero, perché non percepisce uno stipendio, perché chi è in relazione con lui non sente di avere un servizio ma un aiuto disinteressato? I bambini sono sensibilissimi, non hanno filtri, per cui può essere che i bambini percepiscano questo? Ma secondo me percepiscono certo il loro ruolo, che è quello di viene e mi fa divertire, mi fa giocare, mi fa fare anche a volte quello che è. Non si dovrebbe fare, se li comprano un posto i volontari. Allora, ho capito. Differenza nostra, tu sei volontaria, io non faccio questo. Tu sei volontaria, no? Dove siamo secondo voi? Come nodo? Non fate finta che non vi riguardi, eh? Che vi vedo. Dove siamo? Vi ho dato un suggerimento. Siamo in secondario, scusate, cosa ne farei? No, quello no. No. Qual è il ruolo per il mente del mio? No. Come la metto in relazione con il personale di volontà? Com'è la vostra relazione? Già tu l'hai definita, che lui è quello che fa giocare e tu sei quella che dà fastidio. Che prima, per l'utente è così, per i bambini è così, tu sei quella cattiva e loro sono quelli buoni. Sei contenta di questa cosa? Eh beh, e hai ragione, perché è un ruolo antipaticissimo. Allora, o il ruolo antipatico ti piace, come piace a me, per esempio, insegnare a fare fundraising, fare il consulente è un ruolo antipaticissimo, perché vai nelle associazioni e cominci a dirgli guarda che questo non va bene, questo non va bene, questo non lo fai bene, questo devi farlo così. Questo... Allora, sei antipatica. Però a me piace così tanto. La smetti, la... annuisce. Sono più antipatica di prima, sono... Ma non lo sai per niente. No, ma il volontario, se vogliamo, è molto più simpatico di me. Ma certo, perché lui gioca un altro ruolo. Non gli ritrova quando c'è bisogno. Mentre gli altri, è simpatica, gioca con noi, si diverte, è la prima che fa i giochi con i bambini, ma Indiana quando si arrabbia si arrabbia. Mentre il volontario no. Non è tenuto ad arrabbiarsi. Allora, questo è proprio un problema di relazione fra voi. Cioè, non ve la giocate bene. Allora, tu hai assunto un ruolo che non è il tuo, perché tu sei tutt'altro che antipatica, e lui magari fuori è tutt'altro che simpatico, però in quella sede lì lo è. Per cui, per il vostro utente finale, per chi è beneficiario del servizio, c'è questa percezione. Allora è chiaro che tra voi questa situazione va un po' sciolta.
perché diciamo che il tuo ruolo si definisce per contrasto con il suo, non perché è il tuo ruolo reale. Tu sei un'educatrice, per cui fai il tuo ruolo benissimo, però siccome lui ha quest'altro ruolo, il tuo per contrasto diventa un altro. È evidente che tu i volontari non li vuoi, non li vorrei neanch'io, ma non così, li vuoi ancora più severi di te e quello non sarà mai il loro ruolo. Allora la prima cosa da fare è definire tra voi i compiti e decidere per esempio di avere una linea educativa, una linea di intervento coerente, per cui tu hai dei ruoli, loro ne hanno altri, ma questi non entrano mai in conflitto. Altrimenti per voi sarà sempre difficile collaborare. Proprio quello, è da quello che io ho preso spunto, quello che dicevi, cioè lui ha delegato totalmente il compito educativo. Posso fare l'esempio? Che a chi non c'era? Eravamo a pranzo e una bimba ha chiesto al volontario di farla volare in alto. E lui gli ha risposto no, altrimenti Viviana mi uccide. Ora, è evidente che lui si è completamente tolto il suo compito educativo, perché si è deresponsabilizzato, quindi non diventa più un riferimento educativo per il bambino, perché deve delegare a Viviana se le cose le può fare oppure no. Questo non è sanissimo. Ci stava benissimo, non è niente di problematico, però dalla misura di qual è la relazione fra loro due. Quindi, al di là della relazione fra Viviana e il volontario, c'è una relazione tra personale retribuito e volontario, che in questo momento non è fluente, cioè non fluisce, non funziona. Quindi la prima cosa da fare è, dimenticando i passaggi saltati, ripartire da qui. E cioè, troviamoci un attimo e vediamo fino a che punto noi siamo coerenti su il tipo di atteggiamento che vogliamo avere nei confronti di questo bambino, che generalizzando è: vediamo quanto siamo coerenti nel tipo di servizio che vogliamo offrire. Quindi può essere applicato a tutte le associazioni. Ok? Trovato questa modalità, probabilmente loro si sentiranno valorizzati e tu potrai appoggiarti a loro. Se tu pensi che questi volontari non si assumano nessun incarico dal punto di vista educativo, non ti viene spontaneo affidargliele. È come avere un altro bambino, tra l'altro grande, e quindi ancora più fastidioso, che non lo puoi neanche sgridare, e devi pure dirgli grazie dopo, a denti stretti, grazie, e ora grazie, grazie per oggi, puoi andare, capito? Però vedi come le cose, cioè come le cose si riverberano poi nelle relazioni e nel servizio, perché sicuramente i bambini che sono dei geni, cioè loro hanno perfettamente chiaro come funzionano le cose, chiedono alle persone che possono dare alcune cose quelle cose lì, ad altre le altre, amano tutti indistintamente, per cui non c'è poi problema, però in effetti non c'è neanche coerenza. Cioè i miei figli dai nonni guardano la televisione, guardano, sono grandicelli, ma da piccoli guardavano la televisione, in casa mia no. E non lo chiedevano né si poneva nessun problema a guardarla su, né nessun senso di colpa, sapendo che io preferivo di no, perché l'accordo era che dai nonni si fa quel che dicono i nonni e in casa si fa quel che si dice in casa. Questo era chiaro, eravamo incoerenti, però con la coerenza della figura di riferimento. È più utile per un bambino, già poveretti questi qui sono sballottati a destra e manca, se ogni volta devono registrarsi su quello che ognuno gli dice, fanno più fatica. Però al di là di questo, che ha a che vedere con la pedagogia, è proprio il servizio che l'associazione sta offrendo, e in questo servizio c'è una difficoltà di relazione tra personale retribuito e volontario. Ero già oltre? Come siete messi? Affrontiamo un altro argomento? Io no, sto qui ma faccio... Fai fatica a reggere, no? Sì, no, forse anche... No, vabbè, dai, usiamo questo quarto d'ora per, se avete dubbi, domande, suggerimenti,
critiche su niente, un bicchiere d'acqua, i sali, vi faccio notare i sali. Io se non mi dite niente domani continuo così, è una sorta di minaccia, minaccia. No, nel senso che se, insomma, la cosa importante è, adesso forse per te è un po' presto la domanda, me lo dirai domani, è che quello che stiamo facendo vi sia utile, perché io lo dico sempre, cioè queste cose le so bene o male, le ho fatte, le insegno, le dico, le ho, però non è importante che io faccia un esercizio di stile, è che voi abbiate strumenti che vi siano utili, questo è lo scopo di questi incontri. Per cui se c'è qualcosa che vi sembra che si possa migliorare, se sono capace, sono la prima a dire di sì. Volevo fare una domanda. Eccola. Vedi? Diciamo così, formazioni al volontario. L'affronteremo, sì? Ma tu l'hai anticipato, è tutto il giorno che li anticipi, per cui mi faciliti. Perché lui ha letto il programma, quindi sa che... No. Forse non è neanche così dettagliato. No, ma mi facilita, capito? Così come diceva prima Fabio, allora voi ricordate. Perché a volte, diciamo, io ovviamente due casi, spero che hai... Ci vediamo domani. Ciao, grazie. La fortuna di avere 20 volontari, tutti che cominciano a fare il proprio lavoro contemporaneamente e condividere magari un dirigente, dico con le slide, però ti preparano un po'. Però magari più frequente c'è il rapporto uno, che da una parte è più interessante, perché io volevo capire come queste dinamiche, perché il rischio per te è che si cade nella formazione. Vuol dire, io ti do delle nozioni bene, ma così non è proprio il top per curare la relazione. Certo, ma sì, lo vedremo magari con più calma domani. Adesso, così come spunto di riflessione, so che è una domanda, è una risposta che ho già dato, ma è un po' tutto soggettivo. È chiaro che non puoi immaginare di fare formazione permanente, a meno che nella tua associazione l'apporto di volontari, non dico quotidiano ma continuo, sia una condizione sine qua non per perseguire la tua mission. Cioè tu hai sempre bisogno di volontari nuovi, per cui hai, diciamo, uno staff cospicuo che si occupa di tutti quelli in entrata. E allora a quel punto non dico che lo fai in continuazione, anche perché sennò è un disastro, però con una certa frequenza. Diversamente devi cercare un po' di fare delle campagne mirate, rispondere alle risposte, cioè accogliere le risposte, selezionare e formare in tempi relativamente circoscritti, e soprattutto farlo tramite formazione e attività insieme. Un volontario, adesso poi dipende dalla situazione, un volontario che affianca un volontario, oppure metterlo alla prova se hai delle iniziative più piccole, oppure creare dei gruppi e vedere come agiscono loro se vuoi provare un'iniziativa nuova, magari con un tutor dell'associazione. Cioè le modalità sono tante e diverse, dipende un po' da com'è costituita la tua associazione. Sì, ecco, escluderei quasi a priori la formazione con le slide, cioè sì, un po', però non può essere l'unica, assolutamente non può essere l'unica. Il famoso metodo learning by doing, cioè imparare facendo, è sicuramente il più efficace, anche perché una cosa è imparare in teoria, altra è mettersi in pratica, è mettersi in gioco. Che appunto in tanti il volontario ha in sé l'immagine della situazione mulino bianco e poi si scontra con una realtà che spesso è differente, anche se è preparato a tutto, perché il tutto è sempre imprevedibile. Per cui comunque sì, domani affrontiamo anche
la formazione, selezione e formazione dei volontari. Siete arrivati? Ce l'abbiamo fatta? Abbiamo portato a casa la pelle anche oggi.